Cos'è? Beh, eh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Uh, promettimi di non ridere. Mi voglio fidare. Ed è in Orlando sai che io ti troverò ovunque tu sarai. Ti triggerò e stringerò il controller fra le mani. Mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. Pimpato come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene.

Beh, è terribile. Lo prendo come un complimento. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben ritrovati su Wesa Twitch. Oggi è il 27 settembre del 2023 e siamo, siamo qui riuniti per il talk del mercoledì. Eh, ci sono naturalmente diversi, diversi temi in ballo. Devo dire che la sigla... Fa, fa il suo lavoro. Fa il suo lavoro. E, bella pagliaio. Mi ricordavo che mi dovevi, mi dovevi mandare, mandare questo link. Il, aspetta, aspetta, che lo clicco. Il verde sì, è diverso. Aspettate. Adesso ce lo guardiamo, I understand, eh? <ride> che cacchio, sto facendo, dire quasi la stessa cosa, <ride> <ride> dopo ce lo guardiamo bella carota kid grazie mille del prime eh, nuova luce in realtà no in realtà no ho semplicemente deciso di eh, tenere l'inquadratura meno zoomata e usare solo la luce frontale, in realtà questa luce laterale che vedete è il mondo reale, il mondo esterno, eh, e non tenere accesa la luce grande, non, non è in realtà un grande approvvigionamento che viene un verde un po' più bellino, boh, perché no? E quindi nuova, nuova inquadratura, un po, meno, un po' meno intima, un pochino più, un pochino più di distanza no, tra di noi, un po' meno parasocialità. Ecco. Il mondo esterno, tra l'altro, che ora illumina, ma siamo soggetti ai cambiamenti da quel lato lì, eh? <coughs> <ride> esatto, esatto, Cornelio, esattamente e, e quindi niente, siamo, siamo qua per, per un talk. Ci sono diversi temi oggi. E, um, il, il principale era quell'articolo che volevo leggere insieme a voi. Del post, dopo, ovviamente, avrei visto il, il video. Um, L'articolo del post che volevo, volevo anzi, prendo le cuffie perché sfondando il muro, ovviamente. L'articolo sugli animali e sul, sul fatto che li amiamo e li mangiamo e quello è l'articolo che mi interessa e sono curioso di vedere quali sono le argomentazioni contenute nell'articolo eh, sto spaccando le cuffie ma ora ce la faccio eccoci 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 qua e però prima diamo, diamo priorità a Pagliaio che credo di aver capito che cosa può avere combinato c'è così Facciamo così, facciamo così, attenzione, si, si rischia un po' di, di autoreferenzialità. Eh? Eh, nel video in inglese: non ti ha cambiato il labiale perché ha scelto di muovere la bocca a un fotogramma di vendra, però poteva essere un effetto fighissimo poteva essere un effetto fighissimo ha citato fuori anche Giacomo un video sull'uccidere gli animali, bello, bello bene, 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 bene. Io, sapete già che il problema per me non è mai stato il discorso di uccidere, ma svilupperemo poi il ragionamento, è eh? bella pino magia grazie mille del Prime, grazie ragazzi del supporto, naturalmente e vediamo che cosa ha combinato il nostro amico pagliaio vado eh I Ah, non dubito che quello di Antropi sia un ottimo video. È uno degli argomenti veramente su cui Giacomo, ragazzi, non si batte. I understand, I understand. So it's not true that it's not true, I can believe it. I mean, first he said that it's not necessarily not true, but is it the same thing? One thing is if this thing claims to have truth. I agree, we shouldn't mock, we shouldn't throw shit at people who believe in God, okay, fine. But that doesn't mean that this can claim to be true when the other instead has to wait for refutations and always stays there with a shitty validity. Yet God exists and yet the charlatan thrives while the scientist remains silent, is it not so? My God, it is true, but it is also said. Cazzo, bro, è allucinante. È allucinante. Si sembra un'altra persona, un po' però boh. la scienza che Dios no existe. No podemos hacerlo. Pero los creyentes pueden hacer una cosa simple. Pueden mostrárnoslo. No quiero ni siquiera usar el término muy fuerte y muy ligado a las matemáticas de demostrar. Mostrárnoslo con buen sentido, persuadirnos de que Dios existe, pueden hacerlo con razones y argumentos. Uno de ellos sería la ostensión. No se esfuercen, es en vano. Los filósofos pensadores desde Aquino hasta Gödel lo hacen sin resultado alguno. Nadie lo ha logrado nunca. Nadie ha encontrado buenos argumentos que no sean fácilmente refutables a favor de la existencia de Dios. Leer los diálogos sobre la religión natural de Hume, publicado por Inaudio, un texto de 1700, resuelve el tema, es de hace siglos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vayamos directamente al grano. Estamos hablando de un dogma. Willkommen Wesley Channel. Ja, das ist ein Greenscreen, aber das ist erst kürzlich passiert. Ich fühle mich in der Position für Live-Übertragungen <laughs> wohl und benutze deshalb einen Greenscreen. Stop, Möglicherweise man. werde ich verschiedene Hintergründe verwenden, Stop, wie zum Beispiel Cyberpunk, Retro-8-Bit oder Ferien- und Weihnachtsmotive, um meinem Projekt mehr Vielfalt zu verleihen. Und hört zu, ich wollte euch einen Beitrag vorlesen, den ich geschrieben habe ich und ich möchte haben. ihn euch vorlesen, wie ihr hört, was ich sage. Ist ausdauer, Bella Greg, di grazie del Prime. È eh, un po' sì, mi stupisce. Sich auch daran wie es geht. Es erfordert... Faceva meno fatica nel, nel labiale, nella parte frontale, quella in spagnolo. Qui, essendo un po', un po obliquo, fa un pochino più fatica con il labiale. La prima non c'era il labiale, come spiegava prima Pagliaio, eh.

ペはおそららくくメートルくらいでした彼は80歳ここでは茎を脱ぐ必要があるので私はすぐに間違えたもちろんすぐに入ったが大きな間違いだったこれはチベペですが末を歩くのはとても気持ちいいですビリンには階段があり上の町に続いていましたちょっとした階段で一般的な西洋人の足よりも半分以下の短差があるんでしょうねキャビでおばあさんは私たちを関係してくれました彼女は少し英語を話せています 彼は家のすべてを説明し、詳細を説明した。彼女はムツンハイで登った。ヤマキのクソアニメの中にいるようだった。スパイダーマンみたいでしょ光の晴らさで、おばあさんその階段をムツンハイで上がってきて、私は本当に驚きました。忘れられないシーン。 È la cosa più bella della Scusa, ragazzi, scusate scusate la, la totale autoreferenza. Posso riguardarlo, no? Perché è una cosa incredibile. Non potete immaginare cosa vuol dire sentirsi nei panni di uno che su, su, riceve, in realtà, una roba di questo genere. È allucinante, ragazzi. E allora, peccato che quello in inglese non sia sincronizzato il labiale, ma è veramente incredibile. Duolingo ha funzionato. I understand, I understand. Quindi non è vero che non I vero, posso it I mean, first he said that it's not necessarily not true, but is it the same thing? I mean, okay, aquí, qui solo la voz. a veamos un momento lo español, que okay. lo y el japonés son los más, más alucinantes. Ni siquiera la ciencia puede afirmar que Dios no existe. No podemos hacerlo, pero los creyentes pueden hacer una cosa simple. Pueden mostrárnoslo. No quiero ni siquiera usar el término muy fuerte y muy ligado a las matemáticas de demostrar. Mostrarnoslo... ¡Ma es maravilloso! Travis también en un español, ¿Verdad? No, ma ¡Qué maravilla! En buen sentido, persuadirnos de que Dios existe, pueden hacerlo con razones y argumentos. Uno de ellos sería la ostensión. <laughs> no se esfuercen, es en vano. Los filósofos pensadores desde Aquino hasta Gödel, lo hacen sin resultados. El... Nadie lo ha logrado nunca. Hasta Nadie ha encontrado, encontrado buenos argumentos <laughs> que no sean fácilmente refutables a favor de la existencia de Dios. Leer los diálogos. aquí avevo un bel po di anni in meno con questo video se a quella ambientación ambientazione lì, del 2017. Sti cómo Sobre la religión natural de Hume, publicado por in audio. In pero <laughs> resuelve el tema. È Sì, diciamo che se, se tu sai che eh, userai un software di traduzione di questo genere, stai attento a non dire cose che, non, che ti, ti, ti si sminchia, sicuramente la traduzione. Tipo in Audi, eh, devi già pensare che il tuo discorso verrà tradotto, e quindi sono alcune cose che non dirai. Ma ci stava, non c'è nessun problema. Entonces, di che stiamo parlando? che stiamo parlando dire direttamente al grano, tipo Baza, esattamente. esattamente. stiamo parlando di un dogma. E stiamo parlando di un dogma, sto male. Beh, sono solo sei anni che ripeto le stesse cose, dai. Welcome back to Wesley Channel. Wesley Channel. Wesley. Yeah, that's a green screen, Ma aber... però, però è figo come dice green screen, cioè dice green screen con una pronuncia. Come un tedesco che sa pronunciare bene l'inglese pronuncierebbe in inglese, però si sente che è tedesco, capito? È allucinante. è Ich fühle mich in der Position für Live-Übertragungen wohl und benutze deshalb einen Greenscreen. Green Möglicherweise Screen. werde ich Wolf. Verwenden, wie zum Beispiel Cyberpunk, Retro-8-Bit oder Ferien. Cyberpunk, Retro, Golket. Ich So Und Weihnachtsmotive, um meinem Projekt mehr Vielfalt zu verleihen. Und dazu, ich wollte euch einen vorlesen, den ich geschrieben habe, und ich möchte ihn euch vorlesen, die ihr hört, was ich sage. Schreiben ist anstrengend. <laughs> Konzentration, Ausdauer und die Fähigkeit, ah, okay, okay, si okay, okay. Ablenkungen okay. fernzuhalten, sind entscheidend. Bella, erfahrene Schreiber müssen sich auch daran erinnern, wie es geht. Ah, no, ci voleva eh, veramente, veramente dover troppo fare la gag putiliana e mettere <laughs> e mettere i video quelli sull'Ucraina in russo. <laughs> Trovo che bisognerebbe assolutamente scendere a patti con Putin immediatamente. <laughs> 私たちはカワイい私たちはカワ旅館にいました。私は旅館にいましたペレはおそらく1メートルくらいでした。彼は80歳。<laughs> ここでは服を脱ぐ必要があるので、私はすぐに間違えた。

Io scusate, sono drogato di sai, è bellissimo. Ma è bello dire quasi la stessa cosa. Tra l'altro, il titolo è geniale. No, ti prego, pubblicalo Pagliaio, pubblicalo questo video. È bellissimo. È bellissimo. No, sono, sono, sono basito. Ti posso chiedere, Pagliaio, com'è stata la procedura? C'è cioè, ehm, una versione free, una versione a pagamento. Che, che definizione ti mette qua? Cosa 720? Anche perché probabilmente uno di questi originali era in 7,20 può essere no, allucinante, allucinante, allucinante. Madonna, veramente Jacopo. Ma qua uno si fa. Cioè, e Tra l'altro, questo cacchio di programma è perfetto per il canale che ho sempre fatto io: una faccia ferma immobile. Ma incredibile! Wesley Channel, veramente. No, ma che riesco, Devo risentire lo spagnolo. Ni si la scienza può affermare che Dio non esiste, non possiamo farlo <ride> Introvert goes <AI. ride> Io ho mandato due video da 30 secondi, ci è voluto una settimana. PD, se non si paga, ti danno dei crediti ogni 8 giorni. Credo un minuto di video. Il vero problema è che ci mette una vita. In base a quanta gente paga per saltare la fila, dai, che ci mette 10 giorni a video. Quindi pagliaio, tu non hai pagato ma hai usato i loro crediti. Sarebbe interessante sapere, perché in tutta onestà, una roba del genere, ti fa l'inquadratura giusta, cioè un'inquadratura frontale, ben illuminata, in cui c'è solo la faccia, Inquadratura del genere, una roba del genere, ma io gli mollo anche degli euro, sta roba è figa, eh. E poi adesso ci sarà la concorrenza, perché sicuramente arriverà, arriverà la concorrenza, eh ma sì Michele, ma assolutamente. 40 euro al mese, beh, è, è veramente poco per un servizio del genere. Mm -hmm. Ah no, cioè no, io potrei semplicemente, potrei riversare tutto... No, tutto no, le, le, i video che possono avere una, un interesse ancora oggi possono essere interessanti anche per uno che non è italiano, potrei farlo tutto in inglese. Però i credenti possono fare una cosa semplice, possono mostrarnoslo. No quiero ni siquiera usar el término muy fuerte y muy ligado a las matemáticas de demostrar. Mostrárnoslo con buen sentido, persuadirnos de que Dios existe. No nunca lo suadre. Me invitarán, asimismo, ad Albano y Pupo a suonare en Bielorrusia. Y ahora el nuestro vlogger preferito. possono farlo con razioni e argomenti. Questo è impressionante, questo è impressionante. No Asta Godel, Godel, quando dice Asta Godel mi fa morire da ridere. Con il tedesco essendo un po' di lato. Zum Beispiel, Cyberpunk, retro oder und ma qui comunque la voce è la mia, anche qui. No, in, in realtà, nel giapponese come nell'inglese, <coughs> non so se sembra tanto la mia cioè, voce. È la mia voce, però sembra che io stia facendo un accento giapponese, giustamente. No, va bene, va bene. È che io non riuscirei mai a fare quella pronuncia, quindi non mi sembra di essere io, ma in realtà è giusto. But that doesn't mean that this can claim to be true when the other instead has to wait for refutations. and. Sì, sì, sono io che, che, che improvvisamente ho idea di come si pronuncia l'inglese, tipo, sì, sì, no, no è, è allucinante, è allucinante. Sono senza parole per la figaggine di sta cosa qui, ragazzi. Tra l'altro proprio in questo periodo, ora si ride, stavo pensando cosa mettere su ESA Channel. <ride> ho sempre sto dubbio che ho sto canale che non so che cazzo farci. È, è un dubbio che ho da qualche anno ormai. <ride> Ah, che figata! The same thing? Peccato qua che non ci sei labiale, è che, che giustamente l'avrai scoperto dopo, ovviamente, dopo lunghissime attese, eh, lo capisco, ovviamente. Eh, sì, 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 sì. Ah, ma stai sicuro? Padre Kane, che succederà? Perché questo adesso si paga, ma un giorno questo è un click su YouTube, ragazzi. YouTube ha bisogno di questa cosa qui. È la sua nuova frontiera, entrerà sicuramente in funzione. Pazzesco. Pazzesco. Lo metterà sotto paywall, non è da escludere, no? All'inizio probabilmente sì. E che comunque non è un cazzo. Eh? Nvidia che già fa quella cosa che vi dicevo che io posso leggere così la chat e intanto vi sto guardando negli occhi, no? Oh, no de. Ma che roba fantastica, madonna. Incredibile, incredibile, grazie mille, grazie, grazie mille per avermi fatto vedere sta roba. Mamma mia, non si riuscirà a John Chong. Ma il fatto che noi con, con, adesso per dire delle banalità, no? noi con l'intelligenza artificiale, no? Eh, non solo in queste cose qui. Ovunque, siamo arrivati a dei punti che cosa reale e cosa non reale non si distinguerà più. Questo non vuol dire che. Eh, non esisterà ovviamente più una distinzione fra reale e non reale. Semplicemente, in qualche modo, in alcuni ambiti ci interesserà di meno fare la differenza. Eh, questo squalificherà in realtà la realtà di alcune testimonianze, perché è facilmente falsificabile, quindi potrebbero essere vere o false. Eh, boh. Chi lo sa, so, magari gli eventi in real riacquisiranno un qualche tipo di, di valenza. Nah, troppo scomodi. Non lo so. Forse semplicemente vivremo a un certo punto, un po' futuribile come cosa, vivremo talmente smagati, talmente disillusi e increduli di tutto che ogni cosa può essere vera, può essere falsa, quindi tutto è falso, quindi... beh. Nah. <ride> Magari davvero, ci rimarrà solo incontrare le persone di persona. Anche Skype eh, lo faceva, ok, 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 ok. Sì, 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 sì Giulmont, assolutamente sì, assolutamente sì. Ah, per ora Unity sta cercando no, di raccogliere i cocci di quello che ha fatto. Ah, ah, ah. Eh, ma non è poi così facile capirlo, eh? Mm, 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 mm. E se fosse un ologramma, devi toccare solo, solo il sesso. E se fosse un androide, beh, va bene lo stesso. <ride> Vediamo Skype True Voice, scusate. Quindi nove mesi I'll fa. Grazie we'll a me Cristo, grazie del Prime. Skype that we're Voice, real -time <laughs> esatto, Cilius. This works is... Aspetta una cosa, che volevo fare, Cilius e non so se c'è anche Frazuc, scusa finché mi ricordo. Ah, fermi. Dov'è Cilius? Questa cosa è bellissima. Ti sei un mod. Oh, c'è anche Frazuc. Aspettami, aspettami. Sei Frazuc, sì. Ti sei un mod. Fate quello che volete, non siete ovviamente tenuti a fare nulla, ci mancherebbe altro, però. Siete mod. E andiamo avanti, senti questo. With the click of one button, Skype will magically start translating your call in real time, and it will use your real voice to do so. Ok, let's get started. First, vi mostreremo come la traduzione usando la voce di un computer tradizionale. Hola, Adam. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Adam. Buenas tardes. Hola, Lewis. Estoy genial. Feliz Friday. Hola, no, no, Lewis. Estoy genial. Feliz viernes. Non sto, loro che, non sto capendo loro cosa hanno parlato in origine. Cioè, lui ha comunque parlato in spagnolo. Eh... Uh, non ho no, 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 capito qui che cosa è stato tradotto un robot. Me decir Ah, ok, ok. La... Quindi lui sta lui su cui comunque sa anche lo spagnolo posto. Quindi è questa vocina sì. del cavolo che sentiamo bene. Questa la skippiamo un attimo. Ah, okay, okay. ho questa vocina del cavolo che sentiamo va bene. Questa la skippiamo In Spanish, in real time. Ah, ok, si, sì, era il robottino, ok, ok, era robottino. Right. didn't sound like himself. Chiaro, chiaro, to achieve chiaro. that, I'm going to restart real-time translation. But this time, we will use true voice. Oh. Hola, Adam. Buenos dias. Como estas? Hello. Good morning. How are you? Hello, Lewis. I'm great. Happy Friday.

Sì, sì, sì. sì, sì. Cioè, avete ragione, che cazzo dico anch'io. Avete, avete giustamente sì. ragionissimo. C'è troppo ritardo per essere un vero in realtà. non lo so, mi interessa meno. ma per, Perché a me interessa meno. Capisco che invece uno possa dire, cazzo, ma sta roba per fare delle conferenze fuori di testa. Giustissimamente. dire, your... Oh, he's great you just learned a fetch No, potevano scegliere, eh, grazie Dave, grazie mille, dei 19. Potevano scegliere un esempio diverso piuttosto che farmi vedere una persona che ho appena sentito parlare in inglese, parlare in spagnolo e sentirmela tradotta in inglese. Potevano fare una cosa un po' diversa. Comunque, sì, sì, sì. fatemi solo. Ultima, ultima, volta. ultima, ultima. Non voglio ni si che usare il termine muy fuerte e muy ligado a las matematicas de demostrar. Mostrarnoslo con buen sentido, persuadirnos de che Dios existe, pueden hacerlo con razones. Che roba, ragazzi, non potete capire. Mm.

<ride> che figata, fottuta. Basta, ultimo, basta. Incredibile, raga. Io sono totalmente. Asta Asta Gödel sempre. Sono veramente. Beh, lasciatelo. Veramente, veramente, veramente. Guarda, questa l'hai detta proprio giusta, te lo giuro. Oddio, oddio, oddio. Incredibile, raga. Sono, sono sinceramente. Sinceramente. Ener Intervention, grazie mille del premio, io sono sinceramente stimolato perché questa cosa apre delle... cioè voi sapete che adesso al di là di tutto uno dice, vabbè, discorso generico, discorso generico in questo cazzo, cioè chi mi segue sa benissimo che ho sempre, sempre, sempre... Eh, ho sempre rosicato per non saper l'inglese, no? Ho anche provato a fare il canale in inglese, ma insomma non era il caso... Eh, perché comunque il, il, il vero universo, il vero orizzonte dei content creator, per non essere sempre qua in Italia che per parlare a tanti devi parlare la lingua dei cretini, ma non perché l'Italia faccia cagare, che comunque è vero da un punto di vista culturale e dell'analfabetismo, ma perché le nicchie in Italia sono troppo piccole e quindi devi sempre essere iper generalista, stare sul pezzo, sempre sti compromessi orrendi. Certo, se li fai a livello mondiale, fai numeri iperbolici, però in ogni caso, a livello internazionale, anche una nicchietta. Ha dei bei numeroni se parli in inglese, no? E quindi ho sempre avuto questo rosic fottuto di baffanculo, cioè che vantaggio competitivo allucinante hanno i nativi in lingua inglese o i, i più di pae di quei paesi lì dove l'inglese te lo insegnano fin dalla, dal, dalla più tenera età e lo parli come la tua lingua madre. Cazzo, questa roba chiude un gap incredibile, bella Mastrodoma e grazie mille del premio. Consente anche lo spagnolo è molto parlato, assolutamente sì. Tra l'altro, con una cosa del genere, già che ci sei, fai due filoni, ne fai di base uno in inglese e uno in spagnolo. Poi mi viene a dire in cinese, però in cinese poi non sai se la roba in Cina, poi se la guardano, quindi sti cazzi. Eh, è incredibile, è veramente wow, wow. E, e in realtà è già, cioè, questo è già un video, cioè questo video va già bene, non, non c'è gap, non, non c'è qualcosa che non va. Solo non devo dire in Audi e quelle robe lì, ma, cioè, raga, ma di che cazzo stiamo parlando? Conviene, sì, sì, conviene, conviene per ogni lingua, conviene per le lingue che ti cioè, Dipende poi da quali sono i tempi di elaborazione dei video, di base lo fai in inglese, seconda lingua, spagnolo, non consideri il cinese perché magari comunque è una piazza dove non arriva YouTube. magari YouTube ci arriva, non lo so come sia, però boh, non lo so, magari non ti interessa troppo, non lo so. Eh, poi puoi fare francese, che cavolo ne so io, boom, che cazzo ne so. ma in realtà, in realtà basta l'inglese, eh? però inglese e spagnolo sei, sei sicuro secondo me. Sto pensando qual è un'altra lingua? Portoghese, portoghese? Perché poi il portoghese e il brasiliano e il portoghese sono molto, cioè suonano un po' diversi, ma secondo me inglese e spagnolo sono più, più che sufficienti. Arabo, boh sì, volendo, volendo sì, volendo sì, volendo sì, ma no, russo non avrebbe senso. Eh, hai ragione, Sdianu, questa è una figata, del, il discorso del multitraccia, e mi domando se abbia un senso, ma credo che sia meglio fare un paio di canali diversi, credo. perché se non erro il famoso esempio che fece MrBeast, che ovviamente era in, in collaborazione stretta con YouTube, era che lui aveva proprio il canale in spagnolo, se non ricordo male, adesso non, non ricordo esattamente. E... Bisognerebbe fare un canale nuovo, secondo me. Secondo me, sì. La parte in Giappone, ma in realtà è bellissima anche la parte in inglese, solo peccato che non ha, non ha sincronizzato il labiale. Ma se chiudete gli occhi, non è male. È, è ovvio che ha un forte accento British. Tra l'altro, sarebbe interessante potergli dire Fammi American in English piuttosto che British. Eh, però non è male. Cioè, è ovvio che io. Cioè, è, sembra fake perché io sapete benissimo che non parlo così, non sono capace di fare quella pronuncia. Ma se uno non lo sa, ok, fine. Comunque sono io, capito, anche se io ovviamente non ho questa pronuncia british. Ehm... Che roba incredibile. Che roba incredibile. La sta facendo pure Spotify. Lex Friedman. Eh, avete, Scusa Sasso, mi, mi potresti linkare? Aspetta, Lex Friedman, non so chi sia Lex Friedman Informatico statunitense. Sono molto ignorante. Non so chi sia Lex Friedman. Uh, avrà un Twitter quindi, vediamo. Ah, certo, 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 Vinrock. Cioè, ti dà un pochino, ti dà un pochino la. Aspetta, ti dà un pochino la sensazione che cazzo me lo studio fa. Beh, un pochino, sì, però è divertente studiarlo. Questi cazzi. Spotify is going to clone podcasters' voices and translate them to other languages. Una parte con OpenAI, Che tra l'altro c'era di recente un articolo sul post che diceva OpenAI, Open AI, scusate, però. Sarà la prossima mega azienda gigante. Plausibile, ok, ok. Automaticamente creare foreign languages version of their shows. Sì, 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 la politica! eccolo qui this is me speaking in spanish thanks to amazing work by spotify e c'è il video ma stiamo ah ragazzi sta cosa sta esplodendo eh? sta cosa sta esplodendo bellissimo bellissimo siamo tutti pari adesso bellissimo stiamo platicando how... quindi immaginiamo ah, ok ce lo fa sentire do you think o sea a modo di consejo già che lo stiamo platicando a diario che opinas sobre los problemas difíciles del mondo? how do you think o sea, a modo è di consegno, già che lo stiamo platicando. Ora, noi non, non, non conosciamo bene il suo bellure. Grazie mille Del Prime. Noi non conosciamo bene il suo parlato in inglese, però è, è questo, questo parlato in spagnolo è veramente incredibile. È veramente incredibile. Fatemi vedere se c'è il labirinto. Perché... a diario. che no. Opina? no, no, quindi ovviamente Spotify si occupa solo dell'audio. Sì sì sì, 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 è notevolissimo, notevolissimo, si devono evolvere queste cose ancora un po', ma in realtà va già bene ma in realtà va già bene per fare quello che si vuole, pazzesco. Ah lui è russo, ma pensate... È interessante Volpe, no, in realtà. Non lo so, Salitore, che link lungo, non è che c'è il robottino. <ride> io creator faccio un video a tengo molto in cui esprimo opinioni magari controverse pubblico questo video anche in una lingua che non conosco minimamente ok ci sarebbe il rischio che lei traduca e adatti per Ah sicuramente sì cioè la cosa migliore sarebbe avere la capacità avere la conoscenza della lingua in cui viene tradotto almeno da controllare che cazzo hai detto ma con l'inglese ce l'abbiamo un po' tutti cioè ce ne accorgiamo se comunque la traduzione in inglese dice della roba che non abbiamo detto magari in spagnolo che lo conosciamo io lo conosco meno magari ti sembra eh, ma quale, delle sfumature te le perdi e può essere un problema Certo, se lo fai in in cinese <ride> ti, ti ti assumi il rischio o o assumi qualcuno che ti che ti, ti aiuti, insomma. Bella salito, Dimanche 17 settembre ce n'est pas un rassemblement, ce n'est pas une initiative de parti. C'est un rassemblement de milliers de personnes de toute l'Italie qui veulent construire, planifier et concevoir l'avenir. Nous prévoyons de continuer à... Questo non è un video ideale. Perché c'è tutto il corpo, le mani, eccetera, eccetera. E tra l'altro diciamo, abbiamo fatto la bocca un po' la Freddy Mercury. però comunque funziona abbastanza. Però non è, non è il video ideale per questo genere di cose. Avec questo governo, per le anni a venire. E la voce è incredibile, comunque. Ma il faut changer l'Europe. Cette année a Pontida, il y aura des femmes et des hommes de la Ligue de toute l'Italia e d'autres paesi. Eh, bisognerebbe Ce sera une journée d'amitié, de politique, d'avenir. Il y aura des milliers de jeunes qui, dès la veille, se retrouveront de toute l'Italie pour discuter de l'économie. <laughs> Sembra quasi una persona per bene in francese. No, la Meloni che parla in tedesco non ci casco, non ci casco. La persona che parla francese è un'ottima pronuncia, bella Gabrielle. De l'université, oh, Gabriel, de dovrebbe... l'environnement, de la culture. e ensuite ce sera le début d'une grande course où la ligue sera protagoniste nous écrivons la ligue è la lega ma pensa a te pazzesco sono, sono totalmente, totalmente esaltato da sta cosa però bisognerebbe tornare a fare i video eh, però figo 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 incredibile incredibile eh, no, no, non lo so Woody fai vedere Ah, fermatevi. Eh? Come parlano d'amore e di sesso le ragazze e i ragazze? Ma immagino come sempre. No, non lo so, non lo so, non lo so, però sì, non è, non è mai stato... Il, 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 I banchi di scuola non sono mai stati la, la crema della crema, del... <ride> di, di niente. <ride> Oddio, adesso mi interessa meno comunque. Vieron parte <ride> che parla bolognese. Quindi, Z. E zero, fa vedere cosa ha messo prima. Log no, è un link diverso. Come mai? Ah, ma ho capito cosa hai messo. Sdiano, ho capito, <ride> ho capito cosa hai messo. Ah, ah, dovrei farlo frattone Dovrei veramente farlo. Si, 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 sì, si. Sì, 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 sì. Comunque, sì, ragazzi, ma che roba pesa. Comunque, mamma mia, non posso negare che, che mi, mi dia molto da pensare. Beh, è veramente peso. Ehm. Um, Beh. Ma tra l'altro, una cosa del genere, eh, stavo pensando questo, magari si può, si può applicare anche a un dibattito. Cioè, se noi immaginiamo, immaginatevi, faccio per dire, uno schermo diviso in due, due persone che dialogano, no? diciamo una call zoom, una cosa del genere, due persone che dialogano in italiano, ok? Due persone in italiano che parlano di un argomento. Però hanno comunque un'inquadratura mezzo busto, normale, eccetera, eccetera. Te lo fa? Magari a volte però si potrebbero parlare un pochino addosso. Secondo voi te, ve, ve la fa una roba figa così? Eh, tradotta in inglese? O ha dei problemi con le sovrapposizioni? Avere due facce, due bocche? Eh, perché prima diceva, diceva Pagliaio che qui in realtà c'era un, un fermo immagine di Vendrame e lui è andato a. È eh, la sovrapposizione. No, in tempo reale non mi interessa. Bisognerebbe avere due sorgenti separate. Esattamente. Eh, beh, è giusto, è giusto. È giusto. Cioè, è un po' più laborioso. Sì, 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 no, non stavo pensando al tempo reale. Il labiale, in realtà, se ci sono i mezzo busti, certo. A il fatto che ci sia il vocale tradotto è la cosa più importante, però il labiale è quel tocco in più, è quel tocco in più. Sono interviste. E lo fa con entrambe le voci. Eh? Beh, i video del Berlusconi li abbiamo sempre. Ma penso che già lo facciano, alleluia. Vabbè, ah è eh, sasso. <ride> Direi che non ci sono dubbi su questo. Sì, sì, assolutamente sì, Volpe sì, 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 sì. Pazzesco. Sono basito, 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 basito. Wow, il paradosso... Veramente, <ride> John Chuck. F4, davvero. E il paradosso della carne. Realizziamo questo articolo del Post che ci dovrebbe cogliere in castagna, fare riflettere, Vediamoci così. E... Oh, quasi tutti amano gli animali, quasi tutti li mangiano. Come si spiega questa dissonanza cognitiva? Dice il Post. Nel 2016... Uno studio del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Oslo, pubblicato sulla rivista scientifica Appetite, analizzò attraverso diversi esperimenti i modi in cui le persone tendono a dissociare la carne di cui si nutrono dalle sue origini animali. È il discorso anche della guerra, per cui se premi un pulsante che causa non so, un missile, no? che può anche colpire dei civili, è ben diverso che se li vai ad ammazzare di persona, si crea quella distanza no? che ti rende più facile premere il pulsante. Vecchi discorsi. La disponibilità a mangiarla, scoprirono i ricercatori, cambia a seconda di vari fattori che agiscono sulla nostra empatia e sul nostro disgusto. Per esempio il modo in cui la carne viene presentata, se trasformata o non trasformata, con la testa dell'animale o senza, e anche le parole utilizzate per parlarne, usare manzo anziché mucca, produzione anziché macellazione. Confermando un'impressione abbastanza comune, lo studio appurò che molte persone amano mangiare carne, ma amano allo stesso tempo gli animali non umani e non vogliono causargli dolore. Attraverso una serie di processi psicologici inconsci e pratiche culturali, evitano quindi di affrontare questa dissonanza cognitiva, tra virgolette. Un fenomeno noto nella ricerca scientifica di riferimento come paradosso della carne, che si riflette inevitabilmente su altri fenomeni su più ampia scala. È molto interessante. Uno tra questi è che sebbene gli argomenti etici per non mangiare carne siano oggi conosciuti e popolari molto più di quanto lo fossero 50 anni fa, la macellazione di animali aumenta di anno in anno e non soltanto come conseguenza dell'aumento della popolazione e della ricchezza in paesi molto popolosi, in precedenza troppo poveri per permettersi la carne, è in aumento anche in paesi ad alto reddito come gli Stati Uniti, ha fatto notare sull'Atlantic, detto anche... <ride> il posto originale, il filosofo austroniano Peter Singer, autore nel 75 di Liberazione Animale, uno dei libri più citati in assoluto nel dibattito sui diritti degli animali. Adesso andiamo un po' avanti, ma è chiaro che il punto, al di là del discorso salutistico per se stessi e per l'ambiente, cioè per se stessi e per se stessi, perché poi l'ambiente e l'ambientalismo, dal mio punto di vista, hanno una finalità strumentale per la salute e la sopravvivenza della specie umana. Al di là del discorso, quindi doppiamente. Eh, Doppiamente egoistico, c'è cioè proprio il discorso della, del dolore della bestia. Eh, e, che, e che non è legato all'uccisione. Eh, per questo la, esiste e secondo me ha ragione di chiamarsi tale l'allevamento etico: cioè il punto, non è oh mio dio, uccidono gli animali, cioè, stai una settimana nella giungla amazzonica, vedi come gli animali si ammazzano tra di loro. Non è quello il discorso. Discorso è l'infliggere sofferenze non necessarie a una creatura in grado di percepirle, che vive un'intera vita di dolore, di sofferenza, di, di, di angoscia e panico. È una cosa che se si può evitare perché non evitarla, no? quindi l'idea che esista una, una forma di crudeltà non necessaria, che non consiste nell'uccidere ma nel torturare. Ovviamente non deve essere parificata la tortura umana, proprio perché siamo specie differenti, ok? E, e siamo noi a partecipare. Del, del contratto sociale, tutti i discorsi che abbiamo già fatto, però comunque eh, l'idea di non infliggere inutili sofferenze che è già presente anche nei, nei discorsi di, di etica nostrana, anche per quanto riguarda gli animali tanto più ci metti i discorsi de della salute. No? Nello specifico è in aumento il consumo di pollame, che dal punto di vista del benessere degli animali è anche peggio, osserva Singer. Per produrre la stessa quantità di carne bisogna infatti uccidere più uccelli, spesso elevati in condizioni di maggiore sovraffollamento, rispetto a quanto succeda con le mucche. Non avrei mai potuto prevedere che lo stile di vita vegano e quello carnivoro potessero crescere di pari passo nella stessa società, ha scritto Singer, riflettendo sull'influenza del suo libro e sintetizzando la conseguenza più evidente e significativa del paradosso della carne. Qui vediamo che non solo, non solo Berlusconi eh, si è, si è eh, mostrato ad, ad allattare agnellini, perché se non ricordo, se non ricordo male anche il Berlusca eh, fece, fece una cosa del genere. Sì, 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 avanzo di Pozzanghera, eh, ti leggo, eh sì. Eh, nelle culture, tipo in alcune culture degli indiani d'America e in tantissime altre culture eh, molto più antiche della nostra, c'è un discorso di onore nell'uccidere la bestia, eccetera, eccetera. Rispetto, eh, una forma cerimoniale per cui ti scusi con l'animale che hai ucciso, eccetera, eccetera. Ora, demistificando queste cose, visto che non c'è niente, a mio avviso, di spirituale all'interno della carne, né nella nostra né nella, nella loro, eh, sono, sono delle modalità che ti anche in quel caso ti separano in realtà dal gesto, cercano di giustificartelo, ma sei talmente a un passo e hai compiuto tu il gesto che eh, hai un rapporto diverso con quel cibo, sicuramente. Eh, quando io, adesso come sapete, ho da un pochino, eh, da non tanto, smesso di mangiare le carni rosse, diciamo così, impropriamente poi definite carni rose, per poi leggevo che in realtà è una categoria che non esiste, ma più o meno abbiamo capito. Quando tu vai al, al supermercato, ti prendi il, il macinato, ti fai il ragù, eccetera, eccetera. Non, non, esiste, non esiste nulla nel, nel tuo, in questo procedimento che. Eh, comprenda un qualche, una qualche forma di consapevolezza, una qualche forma di visualizzazione di quello che ha passato la bestia che te stai mangiando. una qualche forma di visualizzazione anche solo mentale, no? quasi mnemonica, perché sono cose che comunque potresti richiamare alla memoria, no? perché l'hai vista in qualche modo, del procedimento che ha portato dall'animale vivo alla sua vita a come è diventato il tuo ragù, eccetera, eccetera e non esiste neanche lontanamente un, una forma di gratitudine verso la bestia che è morta per te, altro che, eh, ok, questo è morto per te sul serio e non era il figlio di Dio, ok, quindi il sacrificio un po' più costoso per la povera bestia. Quindi ehm, non c'è niente tu tue. Ma è quello che diceva all'inizio dell'articolo: si crea una separazione. e Tu non, non uccideresti mai il tuo animale salvo, no, stare per morire di fame, ma nella tua normalità non prenderesti mai il tuo animale domestico personale. Non lo uccideresti, non lo squarteresti, non lo dissangueresti, non, non faresti tutte queste cose qui. No. Lo devi scorticare, lo devi dissanguare, lo devi eviscerare. Lo devi, cioè, non lo faresti mai con le tue mani, no? solo in necessità estrema. Vedi appunto il discorso del cacciatore, no? di culture ancestrali l'espressione paradosso della carne risale a uno studio pubblicato nel 2010 su Appetite dagli psicologi australiani Logan Aslam e esiste un conflitto psicologico sh -sh scrissero tra il gusto alimentare delle persone per la carne e la loro risposta morale alla sofferenza degli animali da un lato proviamo empatia verso gli animali ma dall'altro la nostra architettura cognitiva è strutturata in modo da dare priorità ai cibi ad alto contenuto calorico indipendentemente da altre valutazioni e per un'ampia parte della storia umana questo ha significato ma eh, mangiare carne l'odio Sicuramente nelle righe successive, ma non lo significa più. Oggi siamo, arriviamo a cibi ad altissimo contenuto calorico perché estremamente secchi ed estremamente grassi, che non è neanche necessario che contengano eh, carne, ok? Anzi. Oggi tra i tre cibi che possiamo mangiare, la carne avendo tantissima acqua, è, è uno dei cibi meno calorici, volendo comunque sia. Per risolvere questo conflitto, secondo i nostri Regaz, le persone applicano una serie di soluzioni. La prima è smettere di mangiare carne banalmente in modo da non provare più sentimenti negativi, determinati dall'incoerenza tra l'amore per gli animali e il cibarsene. Ripeto: io non insisterei, infatti non mi piace che lui usasse dissonanza cognitiva, sia, pur tra virgolette, così per salvarsi in corner, perché secondo me non c'entra un cazzo con la definizione, e non la butterei neanche tanto sull'incoerenza, sinceramente. Non... Per il fatto che noi siamo molto, secondo me, molto meno sensibili alla nostra personale incoerenza, a meno che non sia tanata in pubblico da un auditorio che ci fa vergognare, non è una cosa che ci interessa particolarmente di essere coerenti, ma è molto sopravvalutata la coerenza secondo me. Un'altra è indebolire attraverso diverse abitudini e pratiche umane consolidate, tra cui l'agricoltura aziendale su larga scala, la relazione tra gli animali e la carne, offuscare quella relazione attraverso i vari processi lungo la catena di produzione, in modo da non mettere sullo stesso piano il manzo ordinato al ristorante e le mucche, e le mucche che pascolano. E un altro modo ancora di risolvere la dissonanza cognitiva, e qua se ne sono andate anche le virgolette, suggerì lo studio, è privare gli animali di uno status morale e negare la loro capacità di soffrire. Notare che eh, status morale e negare la capacità di soffrire sono due cose in realtà differenti. È innegabile la capacità di soffrire nel momento in cui hai dei cervelli di una certa complessità. Eh, status morale è una cosa diversa, bisogna intendersi. Eh, sono sempre discorsi molto molto scivolosi. Mi ricordo comunque, mi pare Johnson, John, qualcuno aveva scritto dicendomi eh, del discorso che, che usiamo in modo inter io, sicuramente usiamo in modo intercambiabile molto spesso morale e etica. Eh, e sì, sono termini che vengono molto spesso usati in modo intercambiabile, che significa che sono diventati pressoché intercambiabili, l'etica sarebbe, sarebbe condivisa, sarebbe intersoggettiva, sovrapersonale di solito codificata è un'etica la morale sarebbe individuale almeno io come la intendo io eh? Perché sono, in filosofia ci sono un sacco di, di distinzioni diverse. la morale sarebbe individuale sarebbe personale però alla fine qualunque codifica deve essere interpretata quindi qualunque etica diventa una morale nel momento in cui viene eh, trasformata in azioni quindi in realtà sono solo delle morali e non esistono le etiche ma secondo me è abbastanza una questione di lana caprina se posso dire la mia secondo me la, la disinvoltura con cui si intercambiano etica e morale per quanto uno ti può dire è scorretto in realtà alla fine della fiera usarli come sinonimi, come sempre, se si capisce quello che si vuole dire siamo più che a posto. Comunque, ma perché mi era venuta in mente questa cosa qui? Eh, per una parte dello studio, somministrarono alcuni questionari: mi piace somministrare i questionari, che ci sta però fa ridere. Somministrarono alcuni questionari distinti a due gruppi di persone. A entrambi i gruppi fecero credere che il questionario oggetto dello studio eh, riguardasse la valutazione di uno snack qualità come tenerezza, dolcezza e stabilità. A un gruppo fu assegnato uno snack a base di carne secca. All'altro degli anacardi. Boni gli anacardi. Successivamente, in un questionario aggiuntivo e non correlato, in cui era richiesto di reinserire da capo i dati demografici, ai partecipanti fu chiesto di valutare le loro preoccupazioni morali verso una varietà di animali come cani, galline e scimpanzé e di stimare quanto siano senzienti e intelligenti le mucche. I risultati mostrarono che i partecipanti che avevano mangiato carne secca avevano valutato le mucche come meno senzienti e meno intelligenti. Avevano espresso preoccupazioni morali per un minor numero di animali rispetto al gruppo che aveva mangiato anacardi, quindi c'era un certo giustificare se stessi, oltre al fatto che. Se questa è scienza, io sono il papa, però comunque. Ok, va bene. La scoperta centrale dello studio fu che la scelta di mangiare carne induce tendenzialmente le persone a preoccuparsi meno sia degli animali in generale che dell'animale che hanno mangiato e a negare a quell'animale requisiti neurofisiologici associati alla capacità di soffrire. Secondo me è molto più interessante il discorso della separazione, che è stato fatto prima. Cioè, è molto più interessante vedere come ehm, l'empatia, che in molti casi è un automatismo, no? E uh, l'indifferenza del mangiare, in realtà coesistano semplicemente perché sono due cose che non si toccano mai. È no? esattamente il discorso della guerra: premo un pulsante da qualche parte, che io non vedrò, un missile uccide qualcuno, è diverso che andare a, a piantare un pugnale nel cuore a qualcuno. No? Questo risultato fu considerato molto importante e in parte sorprendente, mentre le ricerche precedenti avevano infatti dimostrato. Che la volontà di mangiare carne può essere ridotta dalla preoccupazione morale per gli animali, lo studio di Leu fu il primo a dimostrare sperimentalmente il processo inverso mangiare animali porta a una minore preoccupazione morale ed è eh, correlato anche a un restringimento del gruppo di animali meritevoli di considerazione morale va bene, io queste cose le prendo un po' come chiacchiere se devo dire la verità, anche interessanti ma boh, ok, altri studi nel corso dell'ultimo decennio hanno confermato molte osservazioni che hanno fatto loro, in uno degli esperimenti dello studio del 2016 all'università di Oslo, citato all'inizio dell'articolo tra l'altro recentemente c'era un, un post di Bernardini, no? la somma e il totale, che parlava proprio dell'utilizzo spregiudicato, qui magari inizia ad essere una mole, eh? quindi è diverso, però dell'utilizzo spregiudicato dei singoli studi. Non sono i singoli studi, no? le singole ricerche a contare, sono poi le linee guida, lì si parla di nutrizione, che vengono tratte dalla mole no? enorme degli studi, soppesati gli uni con gli altri. Quindi, come non conta il parere del singolo scienziato? La scienza non è quello spettacolo con i personaggi strambi e simpatici che hanno ragione perché sono scienziati. Non è neanche no, il, la persona che va a trovare lo studio strampalato e dice: Ah, ma l'ha detto lo studio X, quindi. <coughs> Perché vengano poi emessi, no? Bello il desiderio, grazie mille del Prime. Quindi attenzione all'uso disinvolto, eh? soprattutto quando non stiamo parlando di scienze esatte, ma di scienze inesatte che per qualche motivo abbiamo comunque deciso di continuare a chiamare scienze. Se no, si offendono. Quindi sarebbe bello, in effetti, Giulio, iniziare a usare il termine scienze inesatte. Questa roba qui è una scienza abbastanza inesatta, bella quarto Grazie mille del Prime. Scienze morbide o scienze molli, come si diceva una volta. <coughs> uh, ok. Eh, comunque, in uno degli esperimenti del 2016 a Oslo, citato inizia. Le pietanze a base di carne trasformata resero i partecipanti meno empatici nei confronti dell'animale macellato rispetto alle pietanze a base di carne non trasformata. Qual è un'obiezione un che viene da fare a, a questa tipologia di studio? Innanzitutto è uno studio pubblico, nel senso che mi relaziono con dei degli intervistatori. Che mi sottopongono dei questionari. E quindi c'è la reputazione. E quindi io cerco di giustificarmi, ma magari non mi sto giustificando con me stesso, mi sto giustificando con chi lo studio sta facendo. E quindi penso, mi ha tanato una contraddizione, racconto una. Ma questo non, non significa che la mia empatia sia calata perché ho mangiato la carne. Potrebbe semplicemente essere un processo di adattamento dell'intervistato all'intervista. Si presume che vengano usati dei controparametri, cioè delle, delle contromisure, scusatemi. Però. Boh, mi sembra una cosa molto frufru. In ogni caso andiamo avanti. Questo comportamento fu considerato compatibile con i risultati di uno studio precedente, secondo cui, per il consumatore medio, che non prende parte alle varie fasi della macellazione dell'animale, l'acquisto di carne in una fase avanzata della trasformazione facilita il processo di dissociazione tra la carne e l'animale. Che questa dissociazione esista, senza volerli, secondo me, dare questa eh, terminologia psicologica che è più pesante, eh, è, è fuori di dubbio, no? Ok. <coughs> Tra l'altro, Volpeon, ti ringrazio. Ti ringrazio, tra l'altro. Ehm, ok. Va bene. Questa è la parte che mi interessa un po' meno, se devo dire la verità. E comunque, un altro esperimento mh, sociale. Ehm, la vista di un intero maiale arrosto evocò minori empatie e disgusto nei casi in cui l'animale era stato presentato senza la testa. E ci può stare. E questo ha reso i partecipanti più disposti a mangiare l'arrosto e meno disposti a considerare alternative vegetariane. La vista... Di un animale vivo in una pubblicità di carne invece aumentò l'empatia verso l'animale, il disgusto per la carne la disponibilità a scegliere un piatto vegetariano alternativo. È, è molto semplice e noi tendiamo ad empatizzare con i tratti che eh, ci, ci rispecchiano in realtà maggiormente. Il volto dell'animale, eh, sia pure in modo diverso da quello umano, credo generalmente che quasi tutti gli animali abbiano meno muscoli facciali dell'uomo, salvo forse qualche scimmia, Insomma, anche pur essendo più nel suo complesso meno espressivo in qualche modo rispecchia l'espressività umana e quindi c'è un automatismo del metterci nei panni dell'animale con cui incrociamo lo sguardo e del quale riusciamo a percepire in qualche modo l'umanità che non è umanità, è già disneyano dirlo però in realtà tu, tutto il nostro rapporto con gli animali siccome non saremo mai nella mente, no? La mente del pipistrello. cosa pensa il pipistrello? No? noi non saremo mai nella mente dell'animale anche il rapporto più scientifico con l'animale ha una qualche forma di umanizzazione, no? della bestia, anche se cerchiamo di rispettare il più possibile le differenze, le peculiarità, eccetera, eccetera. E, ed è chiaro che il volto, per questo Greenpeace in quella pubblicità che vi dicevo, faceva leva sullo sguardo di questi animali schiacciati gli uni contro gli altri. Era una scena orripilante in cui lo sguardo del maiale, che in realtà è estremamente espressivo, ti comunicava ehm, delle considerazioni umane. Tu non saprai mai che, eh, non puoi ne nemmeno parlare di... Eh, è logico che il suo cervello pensa, ma non potresti in nessun modo attribuirgli dei pensieri umani. In qualche modo fai un parallelismo. È chiaro che quello è un cervello che percepisce e che soffre, eccetera, eccetera, però c'è sempre un'umanizzazione perché l'animale non ha mai parlato, l'animale non ha mai lasciato testimonianza, non ha mai partecipato al dibattito pubblico. Ecco. L'animale non è mai entrato, non ha mai partecipato all'agone intersoggettivo per l'attribuzione dei significati. Mai, come in questo caso, il termine è giusto, perché tutti quei significati li abbiamo pattuiti noi, li abbiamo attribuiti noi. Quindi l'animale non ha mai partecipato. Okay? Cioè, nonostante, è chiaro che eh, un cervello più complesso no? è un'altra forma di vita, a tutti, a tutti gli effetti, certamente sì. Ecco Docet, come sempre. E... Uh, e lo stesso risultato fu ottenuto sperimentalmente quando nel menù del ristorante la parola manzo veniva sostituita con mucca. Eh, questa, questa cosa è intuibile proprio perché noi, attraverso il linguaggio, e non solo ma comunque, insomma, attraverso il linguaggio, noi creiamo una separazione. Ma questo lo vediamo anche in tutte le forme di razzismo, eh, all'interno soprattutto quando il razzismo eh, raggiunge il livello del, 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 del genocidio, del wanna be genocidio no? eh, noi abbiamo bisogno che le persone che vengono uh, uccise, massacrate, non siano considerate umane per pensare a cose aberranti come uh, campi di concentramento o, o simili, perché la storia purtroppo è piena di simili. Okay? Uh, il, il procedimento iniziale è quelli non sono come noi. Nel senso di sono qualche cosa. All'inizio non sono come noi nel senso che sono diversi, poi non sono, non sono come noi, e, e, e certamente tutti siamo diversi ed è facile fare raggruppamenti. Non sono come noi nel senso che sono diversi, poi non sono come noi nel senso che sono inferiori, nel senso che sono, nel senso che sono colpevoli, bla bla bla, e alla fine non sono neanche umani. Okay? E quindi non c'è mica niente di male è, è quello un processo di autogiustificazione Che nel momento in cui incroci lo sguardo, figuratevi, ora, in tutto questo, noi stiamo parlando degli animali. Non oso neanche proporvi, no, leggete, mi raccomando, libro dei libri. Eh? L'unico libro sul quale ve lo ricordo, l'unico libro sul quale non ho mai fatto una sottolineatura. Se, se vedete la mia copia è, è nuova, nuova come se non l'avessi mai letto. Che è I Sommersi e i Salvati di Primo Levi. Leggete quel libro lì. Quello è veramente uno dei saggi più, più incredibili che abbia mai letto nella mia vita. Eh? E non mi riferisco ai Sommersi e Salvati il capitolo di Se questo è un uomo, ma al saggio intero I Sommersi e Salvati è una cosa. Io non ho trovato una riga più saliente di un'altra, a proposito del immaginatevi, se noi questo discorso lo stessimo facendo, incrociando non lo sguardo della mucca, ma lo sguardo della persona. Okay. Fermo restando che, come dicevo un'altra volta, l'animale non partecipando all'attribuzione no, dei significati, non partecipando al gioco dei segni insieme a noi, pur mettendone, ovviamente, è sempre innocente, mentre l'essere umano. Persino il bambino, se non è proprio un neonato, eh, porta sempre con sé un sospetto di colpevolezza da parte nostra. L'animale non può avere colpe come non può avere meriti. E... Per certi versi, l'uccisione deliberata senza nessuna ragione, eh, quindi non ragioni alimentari, eccetera, provocando dolore, eccetera, di un animale è una crudeltà più pura, perché l'animale è se non è autodifesa, se non è l'animale che cerca di ucciderti, ok? In questo senso è pulito l'animale, ok? Però ovviamente noi consideriamo la massima crudeltà, eh, consideriamo più grave uccidere l'essere umano perché partecipa della nostra specie, no? Comunque sia. Ta 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 ta. Consapevoli del paradosso della carne, diverse associazioni contro il maltrattamento degli animali d'allevamento sono impegnate da anni nel cercare di raggiungere obiettivi realistici e a breve termine, e cioè migliorare le condizioni degli animali e, mi e minimizzarne le sofferenze. Mm -hmm, ok? Maltrattamento, questa è la parola chiave, no? Uh, obiettivi realistici a breve termine, ok? Migliorare le condizioni degli animali, e questo è il punto, no? Minimizzare le sofferenze. Se si può... E si può, se non ci fa del male, e mangiarne meno, tra l'altro, ci fa del bene in quel caso lì, ma comunque anche a livello di procedure, se si possono minimizzare le sofferenze, perché non farlo? L'imprenditore inglese Rob Persival, autore del libro The Meat Paradox, Eating Empathy and the Future of Meat, è responsabile delle politiche alimentari della Soil Association un'organizzazione non profit inglese che sostiene le pratiche di agricoltura biologica un maggiore benessere degli animali e un minore consumo di carne indicativamente, ora l'agricoltura biologica è un tema in realtà che dipende da alimento per alimento, cosa pensarne però in generale, maggiore benessere degli animali minore consumo di carne, ci può star. Eh, Percival, che non è vegano, trascorre molto del suo tempo conducendo campagne contro la pratica dell'allevamento intensivo, ma sostiene che gli animali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo nel sistema agricolo e alimentare, benché molto più limitato e umano di quello attuale, così, detta così come non essere d'accordo, e ritiene che il paradosso è la carne sia un importante fattore nell'eccesso nel consumo mondiale di carne, eccesso che è a sua volta è un importante acceleratore del cambiamento climatico. Eh, ci sta. Secondo me, per quanto io non abbia nessuna simpatia per eh, eh, associazioni alla Greenpeace, devo dire la verità, però il, um, la visualizzazione, anche reiterata, perché così la memoria possa lavorare su qualche cosa di immediatamente disponibile, di qual è il procedimento che porta dall'animale vivo e vivo come, in quali condizioni, alla carne che mangi, secondo me è importante. È una forma di consapevolezza, è semplicemente un'altra forma di istruzione, una forma di consapevolezza eh, che dovrebbe, dovrebbe portarci secondo me a una, una maggiore riflessività rispetto alle nostre abitudini automatiche, in un certo senso. Considerando che mangiare meno carne, soprattutto vabbè, la carne bovina in particolare per l'ambiente terrificante, per la salute, eh, lo dice sempre anche Bernardini, no? le carni rosse, eccetera, eccetera. Quindi um, non c'è niente di, di sbagliato, secondo me. E nel suo libro Percival racconta un aneddoto a proposito della dissociazione cognitiva vabbè, tra carne e animali e della tendenza delle persone a non porsi domande sulla condizione dell'essere. Un animale da macello. In una conversazione da lui avuta con Charles Way, responsabile della garanzia della qualità dei prodotti della catena fast food KFC nel Regno Unito e in Irlanda, Way gli disse di essere orgoglioso degli standard di benessere degli animali utilizzati nella filiera di KFC. E Persival gli chiese: Se sapessi di dover rinascere pollo, preferiresti davvero nascere in una fattoria della filiera di KFC piuttosto che in una qualsiasi altra azienda agricola nel Regno Unito? Certamente avrebbe preferito l'azienda agricola nel Regno Unito, dove. Anche eventualmente morire, do per scontato eh, di, questa, di questa domanda, se no è una domanda retorica. Se morire subito o vivere una lunga vita felice? Um, si sta, si sta. È chiaro che a mio avviso, l'empatia, l'empatia riflessiva, eh, cioè l'empatia è una parola del cazzo, però diciamo la considerazione del dolore della, della creatura altra rispetto a noi è tanto maggiore, a mio avviso, tanto più è presumibile, ma non presumibile, è certo che complesso sia il cervello di quella creatura, e quindi sfaccettata la sua capacità di provare dolore o una qualche forma di emozioni, no? Eh, quindi, vabbè, c'era un momento in cui rinasci pollo e hai smesso poi di sapere la differenza, però lo sai prima, no? Eh -eh. Non, non direi, Jacopo, non direi, ma preferisco non rispondere. Mi, mi definisco un pragmatista sempre a tutti i livelli. Ehm... Certo, certo. Johnson, assolutamente sì, assolutamente sì. E, è il motivo per cui eh, mi fa meno problemi mangiare il pollo rispetto a mangiare il maiale, ad esempio, e, e mi fa meno problemi mangiare il pesce rispetto a mangiare il pollo. Ma qui non lo so, in realtà, più una cosa così è intuita ma no. rispose di no che in quel caso non farebbe differenza per lui il fatto che gli standard dei KFC siano migliori rispetto alla media del settore se sapessi che rinascerai pollo oggi mangeresti meno pollo gli chiese dopo ma perché queste sono domande del cazzo perché tutto il ragionamento alla base di questa inutile domanda che assomiglia a certi ragionamenti che fa Rawls nei suoi, nei suoi testi di morale ma sono applicati agli esseri umani eh, tutti questi ragionamenti si basano sul mettersi nei panni dell'animale, ma mettersi nei panni dell'animale è già umanizzarlo. Non è possibile. E in questa, nel comprendere che non è possibile, per quanto lo faremo sempre un pochino, nel comprendere che non è possibile sta il rispetto dell'animale e della sua diversità. Non, non ha senso, proprio per quello che dicevate giustamente prima. Eh, mettere, se mi metto nei panni dell'animale perdo tutte queste consapevolezze. Eh, quindi... Perso, cita poi un altro argomento a volte utilizzato dalle persone onnivore in diverse varianti, per ridurre la dissonanza cognitiva e risolvere il paradosso della carne. E cioè l'idea che esista una relazione simbiotica, reciprocamente vantaggiosa tra persone e bestiame, una sorta di antico contratto interspecifico. Eh, peccato peccato, ma anche questa è una stronzata. Un'espressione tratta dal titolo di un articolo del 89, ok, 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 ok. Eh, per, per avere un contratto anche metaforico, il contratto sociale è una metafora, non ha mai esistito nessun contratto sociale propriamente detto. Però per avere, per avere un contratto ci vogliono dei contraenti e i contraenti devono saperlo leggere il contratto. Vediamo come va avanti. Ma. Secondo questa idea gli animali forniscono cibo e indumenti agli esseri umani in cambio dell'addomesticamento. No, che stranzia. E la possibilità di avere nutrimento e rifugio rappresenterebbe per loro l'opportunità di avere successo sul piano evolutivo rispetto ad altre specie. Ho capito cosa vuoi dire, non è un contratto e. Boh. Alcuni studiosi e scrittori che hanno ripreso e reso nota in tempi precedenti l'idea dell'antico contratto, tra cui il giornalista Bla, sostengono che l'attuale allevamento industriale di animali ne sia una violazione. Stiamo parlando di niente, purtroppo. Ma secondo me, alla base di questa idea del contratto c'è comunque un'illusione: nessun singolo animale ha approvato i termini d'accordo. Grazie al cazzo. Okay, allora lo cita ma lo cita per poi dire che non è vabbè comunque sia eh, però mi interessa qui ed è una cosa di cui, eh, di cui ho già parlato mi interessa qui il discorso dell'animale eh, che ottiene nutrimento e rifugio e questo è molto interessante qui, cioè, qui in realtà in questo ci sono cioè se noi volessimo veramente fare no, i filosofi che vanno a fondo no? qui c'è la nuova frontiera dell'animalismo c'è la vera nuova frontiera dell'animalismo è capire che non è sempre vero che l'animale sta meglio nello struggle for life rispetto alla cattività. Dipende dalla cattività. Certamente l'animale nell'allevamento inteso, ma figurati, ovviamente sta, sta peggio che in qualunque altra condizione. Ma se uno ha un animale domestico piccino come un gatto, è vero che il gatto ha gli istinti della caccia, eccetera, eccetera, ma tu lo puoi far giocare, eccetera, eccetera. Eh, tu al gatto hai dato una quantità di benessere, lo hai a tal punto destressato rispetto a quella che è la sua vita in natura, che è molto opinabile che sarebbe stato meglio allo stato brado. E quindi si potrebbe dire che in realtà l'animale a cui tu fai del bene è l'animale che tu sottrai, come ci siamo sottratti noi attraverso la nostra evoluzione, tecnologia, eccetera, è l'animale che tu sottrai allo struggle for life. Cioè idealmente tu dovresti riuscire a prendere un animale, sottrarlo alla lotta per la vita, che è una condizione di stress incessante. Liberiamoci no, da quelle puttanate gius naturaliste per cui la, 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 il regno, il, lo stato di natura è il regno della libertà, perché lo stato di, di natura è il regno della necessità, ovviamente. Tu lo liberi, si fa sempre per dire, eh, ovviamente il Big Bang, ma stiamo a questo livello, ok? Tu lo liberi dallo struggle for life. E tecnicamente puoi riuscire a destressarlo, a dargli un conforto, a dargli un nutrimento, un rifugio, eccetera, eccetera, e rendere la sua vita migliore di quella che sarebbe stata in natura. Ma a che costo? Perché liberare un gattino, diciamo così, dallo struggle for life è fattibile. Libera una tigre, di, di, che, <ride> di che situazione ha bisogno, no? Libera tutti gli animali della terra perché ami gli animali dallo struggle for life. Eppure. Quindi in realtà esistono frontiere di animalismo che sono. Ovviamente impraticabili, ma teoricamente infinite, eh? perché noi dovremmo andare nella giungla amazzonica a prendere il giaguaro, non metterlo in una gabbia che lì lo, gli, gli rovini ancora di più, lo, lo stressi ancora di più. Ma noi potremmo creare un ambiente safe, godibile per il giaguaro, ma deve essere molto grande, avere un certo tipo di interazione, eccetera, eccetera, in cui lo libri completamente dalla, dalla lotta per la, per la sopravvivenza senza eh, eh, stressarlo, imbruttirlo, deprimerlo, eccetera, eccetera. Immaginatevi che complessità dovrebbe avere. Quindi, in realtà, ognuno degli animali che vivono. Non c'è dubbio sugli allevamenti, ma questo lo diamo per buono. Ma ognuno degli animali che vivono liberamente in natura potrebbe conoscere una condizione di vita migliore, perché noi potremmo dargliela. Costi in, in, impossibili, impensabili, non esiste, ovviamente, però. Nessuno impedisce. Dark! Mm. Giusto, Tucker, è giusto. Anche perché, come sicuramente avrete scritto in chat, eh, anche noi siamo animali. No, 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 cioè, siamo animali che ah, poi, a seconda del, del benestante del poveraccio, però, siamo animali che hanno, hanno negoziato e, e si sono fatti il culo per destressarsi in fin dei conti no? e liberarsi sempre di più dalle catene della lotta per la vita. Anche se si potrebbe dire che ce ne sono di nuove, è una lotta per la vita un po' diversa. Cioè, non siamo forme di vita così diverse da loro, dagli animali che chiamiamo come se fossero come se non lo fossimo noi così diverse da loro da considerare che per loro non possa valere lo stesso discorso. È chiaro che deve avere una conoscenza dell'animale incredibile, rispettarne tutte le peculiarità, eccetera, eccetera. Perché se poi vogliamo fare il discorso che vogliamo portare la nostra etica nella giungla, è ovviamente un delirio. Cioè non, non Chiunque di voi, questo discorso che abbiamo già fatto, chiunque di voi è cresciuto come me a pane e documentari, più documentari che pane, le più mostruose mostruosità che si possono immaginare le vedi, le vedi nello Struggle for Life. Ovviamente mostruose mostruosità per me e per il mio gusto e per le mie convinzioni e per me essere umano, nel, nel mio agone, eh, ovviamente. L'animale che uccide non ha nessuna colpa. Ed è vero che l'animale che viene ucciso non è neanche una vittima, ok? Chiaro. Ucciso da altro animale nello stato di natura, cosiddetto. Comunque, andiamo avanti. Um, alcuni studiosi scrittori. Ok, questo l'abbiamo letto. La presenza del paradosso della carne nella società, come ha scritto Singer sull'Atlantic, non è in sé una condizione che impedisca qualsiasi cambiamento nel rapporto tra esseri umani e gli animali da bestiame. Nei decenni successivi alla pubblicazione di Liberazione Animale, il movimento per il benessere degli animali ha ottenuto importanti riforme, specialmente in Europa, dove una direttiva dell'Unione Europea, per esempio, vieta l'allevamento di galline o ovaiole nelle batterie. Eh, questi cambiamenti sono ben lontani da ciò che è necessario, ma garantiscono a centinaia di milioni di animali una vita migliore, ha scritto Singer. Inoltre, alcune prove sperimentali suggeriscono che le argomentazioni etiche abbiano oggi, rispetto al passato, maggiori probabilità di influenzare le persone e la loro decisione di non contribuire al alla morte né alla sofferenza degli animali. Singer ha citato in particolare uno studio in cui... Ok, <coughs> lo studio cercò di misurare quanto le lezioni universitarie di etica filosofica influenzassero le scelte morali degli studenti nella realtà. I tizi divisero casualmente... Ok, ok, i risultati mostrare che il consumo di carne era rimasto invariato tra i partecipanti del gruppo di controllo, cioè quello che si era occupato dell'articolo sull'etica della beneficenza, ma era leggermente diminuito nel gruppo che aveva discusso sull'etica degli animali. Un successivo studio ottenne risultati simili... Ok, 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 ok consapevolezza qualcosa succede vabbè un'etica di stampo pragmatista leggi le caldano leggi etica di le caldano credo fosse un libro di la terza che fa un escursus su, su tutta la storia dell'etica, senza di ma è etica di Le Caldano. E se non ero, c'è anche bioetica. Eh, lui ha fatto. Non ricordo se i titoli sono esattamente questi, ma credo di sì. Etica e bioetica. Eh, no, ma c'è anche etica. Io mi ricordo, è un libro, forse è storia dell'etica, dai non mi ricordo. Comunque, Le Caldano, etica, lo trovate. Eh, sono libri di storia dell'etica e storia della bioetica. Ti fa un excursus totale sulla storia di tutti i filosofi che hanno contribuito, da una prospettiva pragmatica pensiero liberale eccetera che è la sua e secondo me è spacca no 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 no, la prima lezione di filosofia morale pigliatelo, eh. no si sì, ho presente quella collana lì ci sta ma sono cosine più piccoline e... no Dario non ancora e un altro dei fattori che rafforzano il paradosso della carne è l'influenza reciproca... Reciproca... reciproca tra le persone anche quelle che si dicono contrarie alla sofferenza degli animali ma continuano a mangiare carne Ok, diversi noti esperimenti di conformismo, diversi noti esperimenti di psicologia sul conformismo all'interno dei gruppi sociali condotti fino agli anni '50 mostrano come le convinzioni e opinioni della maggioranza possono condizionare le valutazioni e persino le percezioni degli individui, cosa che nessuno avrebbe mai immaginato, tra l'altro. Riferendosi alle persone onnivore che gli dicono di essere d'accordo con lui, Singer ha scritto che la maggior parte delle persone può continuare a fare qualcosa che ritiene sbagliato, purché ci siano altre persone che lo fanno e quelle che approvano la sua scelta e le sue riflessioni, in realtà è come se dicessero che hanno a cuore il benessere degli animali e il cambiamento climatico, ma non modificherà. Le loro abitudini. Il punto è che quello che una persona ti dice e quello che una persona pensa, ma neanche cioè quello che una persona dice, quello che una persona crede di credere e quello che una persona crede, sono tre cose completamente diverse. Quindi tutta questa dissonanza non è nessuna dissonanza, è che giochiamo a giochi diversi. Giochiamo a giochi, a giochi letteralmente, a giochi linguistici. Porca troia, Wittgenstein! Giochiamo a giochi linguistici diversi a seconda dei contesti. E eh, Questa cosa viene un po'. Pochino... Si, si soprassiede un po' su questa ovvietà. I risultati di alcuni referendum negli Stati Uniti suggeriscono che le argomentazioni etiche siano effettivamente prese in considerazione dalla popolazione, ma che l'effetto di quelle argomentazioni sia più potente a livello di cambiamenti politici sostenuti. Ok. Molte persone pensano che le loro azioni individuali contino poco e niente nel complesso. Ha scritto Singer, Ma quando viene data loro l'opportunità di esprimere un voto su proposte che riguardano il trattamento degli animali, la maggioranza è spesso favorevole all'approvazione di leggi che migliorano le condizioni degli animali e riducano le opzioni di acquisto della carne. Sono azioni, ad esempio, soltanto il fa. Allora, prima di tutto. Molte persone pensano che le loro azioni individuali contino poco e niente nel complesso. Vuol dire che molte persone hanno un'idea di come funziona. È esattamente così, purtroppo. Eh, purtroppo eh, diversissimo è votare, mettere una X in un referendum, faccio per dire, e diversissimo è cambiare le abitudini di vita. È molto difficile dire, ma tu al referendum hai votato a favore del migliore faccio per dire, del migliore trattamento degli animali, ma mangi la carne che viene dagli allevamenti intensivi. Sì, ma il referendum. Mettere la X non mi costa niente, non, eh, eh, stiamo parlando di nulla, poi il voto è segreto, chissà cosa ho messo veramente reputazione, bla bla bla. Cambiare le abitudini di vita, ma pensate soltanto il costo che ha da un punto di vista interpersonale. Cioè, io adesso sto cercando di non mangiare la carne rossa, no? Avrei potuto farlo a vent'anni quando non avevo tutta quella forza no, di, di non essere conformista e ho sempre frequentato gruppi sociali in cui la carnazza, la, la fiorentina, le grigliate, eccetera, eccetera, sono sempre stati dei momenti no, incredibili, e, e ti costa tantissimo, mi sarebbe costato infinito fare quello che non, lo man non la mangiava, cioè sei tagliato fuori. No? Quindi sono una marea di cose da considerare: comunque sì. È un argomento molto interessante. È un argomento molto interessante. Carine le bestioline, molto carine, molto simpatici gli animalini. Mm. Frazzo, come non si tratta di l'ha già detto Peirce, perché l'ha già detto Peirce squalifica anche Popper. Si tratta del fatto che, che Wittgenstein è un fuffarolo. È uno spara. Come, come ti posso dire? È un. cioè, ci sono degli estratti di Wittgenstein che sono molto belli ma li devi, proprio, li devi proprio ritagliare dimenticandoti di che cosa c'era intorno e allora Wittgenstein diventa il grande aforista diventa quello della teoria, dei, non la teoria dei giochi ma del, del concetto di gioco il significato e luce cioè, gli puoi tirare fuori tantissime belle, tantissime belle cosine ma nel loro complesso ragazzi, è uno sparafuffa ragazzi, che Heidegger in confronto si capisce cosa dì, cioè il problema principale di Wittgenstein è veramente che boh, stava proprio nel suo mondo eh. comunque, non è tanto bello da leggere Wittgenstein, comunque sia sì, e um, No, è impossibile il macigno di Sisi. I, i libri da leggere di Wittgenstein sono due. Sono eh, il Tratatus logico Philosophicus e le ricerche filosofiche. Leggili. <coughs> Mamma mia. della certezza. Non ho mai letto della certezza. Non l'ho mai letto. Pearls, un giorno, raga, che mi ricordo, dovete prendere le opere bompiani e lì c'è tutto. Però bisogna leggere molto di meno di quello che c'è dentro alle opere bompiani. Un giorno, raga, le piglio e, e, vi, e vi faccio... Vi dico quali sono le parti da leggere di, di Pearce. Comunque sia, il titolo, il, il titolo di questa live potrebbe essere un aforisma di Wittgenstein allora 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 e queste erano le bestiole vabbè ho detto quello che dovevo dire dai tutto in una volta ci sta uh, cosa potremmo guardare ah però che ore sono 1 ore e venti ora allora c'è ancora un po di tempo mi ispirava questo lo so lo so, lo so che eh, eh, lo so che non dovevo ho promesso e ripromesso di non leggere più The Vision ma mi ispira troppo, mi ispira troppo il titolo. Raga, io di fronte a un titolo come questo, e eh, vediamo Magin, di fronte a un titolo come questo, io devo leggere, devo leggere questo titolo, questo articolo. Scusa, io, non mi puoi fare dei titoli come questi e pensare che io non lo legga. Siamo sempre più arrabbiati, sempre più violenti. Perché lo dice Federica? Ok, che avrà i dati, ma decide di, di tenerli per sé. Siamo sempre più arrabbiati, sempre più violenti e anche più divisi. Noi, le persone, il popolo. Tutti, N tutti, N nessuno scappa. Oddio, è lungo. Oddio, ma ho avuto un calo della voglia perché ho letto del lockdown. Non vorrei che mi facesse un mega, un mega sproloquio iniziale, vediamo. A qualche settimana dalla fine del primo lockdown, sui social ha iniziato a girare il video di un viaggio in treno in cui una donna, accorgendosi che un altro passeggero non indossava la mascherina, si volta per darguirlo verbalmente, dando il via a una lite che viene interrotta dal controllore giusto un attimo prima di diventare una scazzottata in piena regola, che vi faccio notare che mai nessuno si è mai scazzottato eh? nella storia dell'umanità eh? prima di questa cosa. Nonostante la protagonista del filmato avesse indubbiamente ragione, eh? ciò che colpì gli utenti, ma compresa, rendendo questa scena un meme e il mio desiderio di napalm aumenta. È stata la reazione del tutto priva di freni inibitori manifestata dalla donna di fronte a quel comportamento scorretto. L'esplosione violenta della sua rabbia non era mai successo prima che una persona si arrabbiasse, lo ricordo. Per quanto mossa da un valido motivo ai miei occhi è sembrata quasi il risultato di una sorta di amnesia, capace di far dimenticare in un istante a una persona i codici sociali generalmente riconosciuti anche in termini di prudenza e di rinunciare per un attimo al controllo delle sue emozioni. Allora potevamo imputare l'origine di questo carico di frustrazione che è già diventato un. un... Un'intera epoca, allora potevamo imputare l'origine di questo carico di frustrazione e risentimento, tanto impetuoso da riuscire a valicare le convenzioni sociali, pronte a servire, ad sulle persone attorno alla centrifuga di emozioni negative e stranianti accumulate dall'inizio della pandemia, al lungo periodo di digiuno dalle interazioni vis-à-vis che c'era stato imposto per mesi, o le difficoltà di ripristinare una versione relativamente normale della nostra vita. Per questo, nel definire la crescita dell'aggressività. Nei comportamenti delle persone, osservate a ridosso dei vari lockdown, diverse ricerche hanno parlato proprio di post-pandemic rudeness. Negli ultimi tempi, però, sembra che gli atteggiamenti aggressivi e violenti non solo non siano ridimensionati, diminuendo spontaneamente la loro incidenza nella nostra esperienza sociale, come ci sarebbe aspettato dopo oltre tre anni dalle... Ne... Al contrario, essi sono diventati sempre più frequenti e tangibili nei loro effetti, dal momento che si stanno manifestando principalmente nelle occasioni di incontro collettive o durante gli eventi che riuniscono un gran numero di persone. Lo testimoniano i molteplici casi di rissa al cinema. Qua siamo quasi con i lanzichenecchi, eh? Qua siamo a livello Lanzichenecchi come articolo. I molteplici casi, l'altro giorno mio cugino è andato al cinema c'è stata una rissa. Allora, cosa vogliamo fare contro il, il dramma delle risse al cinema in Italia? Io penso che ci voglia una legge, immediatamente. Avvenuti nel corso di un'estate con l'affluenza in sala più alta degli ultimi anni, anche grazie alla campagna di biglietti a tre ore e mezzo. O quelli dei cantanti colpiti da oggetti lanciati sul palco durante i loro concerti, concerti estivi, come è successo in Italia a Baby, key, baby... Baby K, che è stata costretta ad annullare la trattata del tour a causa delle ferite riportate. Serve una legge. Serve una legge. Subito una legge. Subito una legge contro il, 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 il rissacinemismo il, il ris, e l'oggetti sul palco palchismo. Immediata, proprio. L'impressione, infatti, è che per buona parte della popolazione sia sempre più difficile E più non dimandare. E più non... L'impressione, infatti. Le quantità. Le quantità. Contenere un, proprio, un profondo sentimento di rabbia che trova negli eventi collettivi una sorta di palcoscenico su cui esprimersi e le cui origini non possono essere ridotte a uno strascico del periodo pandemico. Ehi. La guerra, l'impennata dell'inflazione, segnali di una crisi ambientale tanto distruttiva da non poter più essere negata. In questo scenario, i momenti eccezionali di svago e divertimento a cui partecipiamo nel tempo libero sono diventati una valvola di sfogo a tutti gli effetti. Un'occasione per sottrarci a una routine di malcontento vissuta in apnea, dove le nostre emozioni negative finiscono per rimanere compresse dentro di noi, un po' perché evitiamo di affrontarle nel tentativo di sopravvivere a un periodo di crisi che sembra non finire mai, un po' perché anche se le proviamo da tempo non hanno ancora smesso di farci paura. Queste, queste cose qui, ovviamente, sono delle confessioni incredibili da parte dell'autore o dell'autrice dell'articolo. Cioè, è incredibile come una persona proietti se stessa sul mondo e pensi che ciò che sente sia il mondo, sia la realtà, sia l'epoca. Perché questa cosa la potevi trovare scritta 50 anni fa, 60 anni fa, o tale e quale, tanto. I giovani d'oggi, no? Se molte persone hanno iniziato. ma quante? Molte. Se molte persone hanno iniziato a sfogare la loro negatività sui passeggeri accanto a cui si trovano seduti in aereo, è, è, è pesissimo, eh? È pesissimo, perché, ragazzi, non riesci più a prendere un aereo che non ci siano degli sfoghi di negatività sulle persone sedute di fianco. Invece, ai tempi, cioè, si, 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 si limonava eh, con le persone di fianco in aereo. Avrei dovuto limonare con una vecchietta giapponese al ritorno da Kyoto. Da <coughs> per poi continuare a litigare anche in vacanza a prendersela con gli altri spettatori quando vanno al cinema o a un festival o a fare rissa durante la coda per accedere alle attrazioni nei resort come Disneyland dove a causa dell'aumento dei casi di violenza registrato lo scorso anno l'amministrazione palco ha dovuto aggiornare le ammonizioni sulla cortesia del sito web rendendole più stringenti dove andremo dove andremo a finire non è soltanto perché il lockdown ha interrotto per un certo periodo di tempo il nostro allenamento alla socialità, indebolendo in un certo senso la nostra capacità di stare con gli altri e di riconoscere la corretta etichetta di comportamento da adottare in determinate circostanze sociali. Non voglio leggere il seguito, ce cioè lo leggerò, ma voglio mettere un attimo. Lo copro, ragazzi. Non sono soltanto queste circostanze. Qual è la causa? Voglio che scriviate in chat. E cioè una, la parola è una sola. Qual è la causa, ragazzi? Grazie, Eh sì, Eh sì. Sono contento. a eh, Jacopo, anche, anche. Ci stiamo dentro. Vedo, vedo che abbiamo imparato. I filtri che ci permettono di limitare le nostre esternazioni non sono affatto stati dimenticati. Semplicemente sembra che non ci interessi più. che non ci interessi più così tanto utilizzarli, anche nel caso in cui alcuni dei nostri atteggiamenti possano arrecare danno a chi ci circonda, perché ciò che ci preme maggiormente. anche tu, la chat, e dare sfogo a un malessere che negli ultimi tre anni non ha fatto che diventare più pressante e che continuiamo a percepire come inascoltato. Cosa succede? Cosa fanno questi articoli? Creano un'identificazione. Un Io ho un malessere percepito che sento come nascosto, può ben succedere nella vita, no? di essere frustrati, di, di, di trovarsi in una situazione, ma cazzo se può succedere. Leggo un articolo come questo, penso dice la verità perché parla di me, e ci si trova tutti i fratelli, tutti i compagni che sono sempre più, più sfigati perché poveretti condividono i malesseri peggiori, a dirsi guarda com'è la società, anche tu, anche tu, anche tu, capito? Ma tutti ci passiamo da sta robe qui, ma questo non vuol dire che il mondo sia così, non vuol dire che quello che sento dentro sia il mondo, capito? Il bisogno di farci sentire, di porci con le ali, eh, al di sopra del rumore del mondo costi quel che costi, anche se nel farlo agiamo a discapito degli altri. Durante gli eventi collettivi si somma poi all'adrenalina del momento, spingendoci ad agire in maniera irrazionale e a lasciarci andare a pulsioni emotive fuori controllo, che tendono a riversarsi sulla realtà sotto forma di gesti estremi, come dimostra appunto la tendenza del lancio di... La tendenza. L'epidemia. L'epidemia, io mi ricordo una volta. Andai a un concerto dei Litfiba, al, e sono passati un po' di anni perché era tipo il 99. Andai a un concerto dei, Lit, dei Litfiba al Pala Malaguti qui a Bologna, era l'ultimo tour di infinito. Vabbè, ragazzi, cosa cazzo sto parlando? Allucinante. Vabbè, e ragazzi, a Piero Pelù gli hanno tirato qualunque cosa. E tra l'altro, Piero mandava tutto indietro. E, tra l'altro, fece un colpo di tacco allucinante su una bottiglia di pasta, ma lo ricordo ancora. Ma c'è un'epidemia, ragazzi. C'è un'epidemia. <ride> Compresa la droga, soprattutto. soprattutto, Oddio, oh oddio, oddio. Ok, una preoccupante nuova normalità degli spettacoli musicali. Ma perché non sono spettacoli musicali? Tra vabbè di cosa stiamo parlando? Non dico, non dico niente che è meglio. Questo dito puntato. Dove va a finire la nostra società? Il problema di questi episodi, oltre al fatto di essere appunto episodi e non contare un cazzo, il problema di questi episodi o il fatto di essere estremamente spiacevoli perché chi vi si trova coinvolto è che gli sfoghi manifestati durante un concerto, la proiezione di un film, non rappresentano. Uno legge quest'articolo, si immagina che se va al cinema un caso su due c'è una rissa, capito? Ma io non lo so. Non rappresentano niente più che gesti esasperati, ben lontani dalle occasioni in cui invece la rabbia sociale si è incanalata in moti sovversivi. Ok, il problema è che non fanno la rivoluzione, capito? Il problema di questi episodi è ben lontani, le occasioni in cui invece l'Arabia si è incanalata in moti sovversivi che hanno determinato un'effettiva trasformazione della realtà, potenzialità che questo se sentimento può avere solo quando dosato e utilizzato con consapevolezza. Voglio dire una cosa: voglio dire una cosa come viene raccontata narrativamente, non è mai esistita nella storia dell'umanità. Una rivoluzione. Le rivoluzioni, anche quando utilizzano la piazza, non sono mai rappresentative di il popolo nella sua interezza. Scende in piazza e con la forza sovverte. Questa cosa esiste solo nelle favole, questa cosa non è mai esistita. Sono sempre delle minoranze. Armate, sostenute dalle parti del, del, del corpo sociale che possono essere in disgrazia in quel momento e che vogliono riprendere il potere, le barricate in piazza, le fai per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso. Ma l'uomo medio se ne sta in casa ad aspettare, la, la, la vastissima maggioranza è quella di Vannacci, se ne sta in casa ad aspettare, vediamo chi, chi vince a sto giro. Questa idea che ci sono delle congiunture nella storia in cui tutto il popolo all'unisono, si unisce, perché hanno tutti la stessa sensibilità, tutti gli stessi problemi, tutti vivono le stesse emozioni, tutti uniti, questa cosa non è mai successa. No, però proprio perché è una, è una favola. Sono le ma le rivoluzioni sono una cosa diversa da come vengono immaginate, da queste favole ridicole. Io spero che nessuno ci creda. Più che il segnale di una possibile rivoluzione, di un movimento capace di sovvertire lo status quo, questi comportamenti rappresentano infatti un sintomo di assoluta disillusione, assumendo tutte le caratteristiche del fenomeno che lo psicologo statunitense Martin Seligman ha definito impotenza appresa. Un processo di adattamento alla peggiore eventualità che, stando ai suoi studi, si innesca quando ci rendiamo conto che le nostre reazioni a ciò che accade, anche le più impetuose sentite, nei fatti non sempre non portare mai ad alcun risultato positivo concreto. In questo senso l'aggressività dilagante a cui stiamo assistendo di recente, e tra l'altro questo vuol dire essere vittime dell'allarmismo del, dell della stampa, questa aggressività è dilagante nella necessità della stampa di non parlare di cose, eh, di dati, cose quantitativamente intese, proiezioni, lungo periodo, no? serie storiche, cose. Ma dell'aneddoto. La percezione di un'aggressività dilagante, purtroppo, è quella che aveva la casalinga di Voghera quando si guardava studio aperto all'epoca dei governi di sinistra. Per cui, se tu guardavi i telegiornali di Berlusconi quando il governo c'era la sinistra, l'Italia era preda della criminalità, preda degli stupri, quando c'era Berlusconi al governo tutto andava bene, tutto era meraviglioso. A cui stiamo assistendo di recente una richiesta di ascolto mal posta, che si risolve nella ricerca di un piccolo momento di sfogo, da cui, però, in cuor nostro sappiamo bene di non poter ottenere il cambiamento che desideriamo. Quale? Chi lo desidera? Perché siamo tutti, perché nel nostro cuore siamo tutti, siamo tutti marxisti, tutti desideriamo la rivoluzione comunista, solo che ancora non lo sappiamo. Ma ce lo spiega The Vision, che si dice guarda che la tua frustrazione dipende dal fatto che tu desideri la rivoluzione comunista, ma non lo sai. Questa è letteralmente la propaganda di lotta comunista, Io, eh, deve essere l'ultima volta questa, deve essere l'ultima volta. E forse nemmeno una qualche sensazione di sollievo dal nostro malessere. Questo genere di atteggiamenti violenti, soprattutto, va a danneggiare chi in realtà si trova nella stessa posizione dell'aggressore, non solo come spettatore, ma soprattutto come individuo che probabilmente condivide il suo stato emotivo e le sue difficoltà. Grazie mille, Peppozzo, grazie del Prime. L'istinto di porre la propria voce arrabbiata al di sopra di quella degli altri, sfruttando un gesto violento, è infatti profondamente distruttivo dal punto di vista della coesione sociale, perché crea una cesura tra persone che invece sarebbero molto simili tra loro almeno per ciò che sentono. Siamo tutti uguali, sentiamo tutti le stesse cose. Fratello che ti incazzi per i cazzi tuoi, non esistono cazzi tuoi, ci sono solo cazzi nostri. Ragazzi, questa, questa, questa è più di sinistra di così simone. Non esistono i cazzi propri, ci sono solo i cazzi nostri. Non ti preoccupare dei tuoi problemi. Tu, in realtà stai, stai cercando la rivoluzione comunista insieme a noi, vieni? Siamo tutti uguali, vogliamo tutti le stesse cose, non lo vedi? Soffriamo per colpa del capitale, ma non lo vedi, e dagli avvenimenti bla 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 Oltre che segnarci a livello psicologico individuale, frega, frega cazzo, lo hanno fatto anche sul piano collettivo, riscoprire una condizione di: Madonna. Ma raga, ma io oramai li potrei scrivere io, ma in realtà li potrebbe scrivere un'intelligenza artificiale. Riscoprire una condizione di uguaglianza al di sotto dello strato di rabbia. Frustrazione e insicurezza, che sembra essersi. non so più cosa sottolineare, sembra essersi calcificato sulla nostra intera esperienza, è dunque il primo passo da fare per imparare a incanalare le nostre emozioni negative in azioni produttive. Ma non è la produttività anche quella farlocca no? del motivational americano, ma quella produttività alle della rivoluzione del partito, no? che, che abbiano una reale presa sulla realtà, come accade per esempio con la manifestazione collettiva del, del dissenso, ma soprattutto per ricordarci che possiamo condividere con chi ci circonda anche quelle positive per questo anche se siamo arrivati alla fine della predica quasi, per questo anche se sembra paradossale, una possibile ter terapia per l'aggressività sociale, grazie mille Jacopo grazie del Prime eh, una possibile terapia per l'aggressività sociale può, essere, può nascere proprio dai luoghi in cui essa si sta manifestando maggiormente quelli dell'incontro, della socialità della condivisione, La ritualità, le ritualità collettive come il cinema, ma come al cinema ci si mena, il cinema è diventato una, una, un, un film di Bud Spencer e Terence Hill e ancora più gli eventi come i concerti e festival che raccolgono un grande mole di Persone attorno a un interesse e una sensibilità comune rappresentano infatti un potente connettore emotivo, perché ci danno la sensazione di condividere qualcosa di importante, dalla passione per un artista o per un certo tipo di musica al coinvolgimento in una causa che riteniamo particolarmente urgente, con tutti coloro che hanno deciso di partecipare. Queste circostanze infatti sono in grado di legare le persone attraverso una sorta di amicizia istantanea. Che bello. Raga, ho trovato. uno dice: come lo definiresti comunismo? Il comunismo. Ragazzi, il comunismo è un'amicizia istantanea. Il comunismo è amicizia istantanea. Leghiamo le persone attraverso un'amicizia istantanea. Vi ricordo che nella Mission di Division c'è il, il marxismo, eh? no, cioè, non è che me lo, sto, me lo sto sognando. Un meccanismo di compartecipazione in cui gli altri sono indispensabili al nostro divertimento e alla nostra felicità, così come noi lo siamo per loro. Ciò che dobbiamo impegnarci a recuperare per invertire la crescita della violenza non è tanto un'etichetta comportamentale o un capitolo del Galateo dimenticato a causa del lockdown. Si tratta di riaccendere nelle persone la consapevolezza che la positività della nostra esperienza sociale, che si tratti di un evento o di qualsiasi situazione vissuta insieme ad altre persone, dipende necessariamente anche dal benessere di chi ci circonda. Misurare le nostre emozioni e i gesti che ne scaturiscono su un metro che va oltre i nostri bisogni personali è dunque fondamentale. Ci sono anche dei discorsi che possono avere un senso, ma capite usati come? No? Non solo per una questione di rispetto degli altri che già di per sé dovrebbe essere percepita come irrinunciabile perché lo dico io, ma soprattutto perché ci aiuta a costruire esperienze in cui la nostra sensazione di felicità viene amplificata dall'atmosfera in cui siamo immersi e che abbiamo contribuito ad alimentare. Mi viene in mente Eyes Wide Shut, quella è un'esperienza condivisa con una grande felicità tutti insieme, no? E ciò permetterà di vedere le occasioni sociali non come una valvola di sfogo, dove assecondare senza freni la propria rabbia, ma come uno spazio in cui essa viene mitigata o addirittura sostituita da emozioni positive, nel momento in cui ci impegniamo a coltivarla in noi stessi e in chi ci sta attorno. Qua però siamo andati nella fuffa, cioè qui, veramente fuffa. Per questo, anche se nelle situazioni di crisi, gli eventi culturali e di intrattenimento che permettono. Vorrei sottolineare che per, per chi sta a sinistra, e sta sempre a sinistra di tutto. La crisi è permanente. Bella immagine, grazie mille del Prime. L'impero americano sta per crollare, il, il capitalismo è in crisi, l'Occidente è in crisi, è un periodo di crisi, sta tutto per finire. Domani c'è l'apocalisse, è tutto finito. E cioè, questo è un costante. Bella Empedocle, grazie mille del Prime. Se, sempre, 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 sempre. Ok. L'entraining permette a una persona di godere Spesso a causa di politiche, tut... okay, politiche tutt'altro che lungimiranti. Per questo, anche se nelle situazioni di crisi gli eventi culturali e di intrattenimento che permettono alle persone di godere di un tempo libero di qualità sono i primi a essere sacrificati, spesso a causa di politiche tutt'altro che lungimiranti, è essenziale che questi momenti vengano invece valorizzati con adeguati programmi di investimento. Senza essere considerati un surplus a cui si può rinunciare senza troppi. Ah, quindi qua vogliono che si finanzino i concertini dei loro amici. Senza essere considerati un surplus a cui si può rinunciare senza troppi scrupoli. Perché essi hanno un'importante funzione collettiva. Hai appena detto che sono il luogo della violenza. Non si capisce come diventino il luogo della felicità. Finanziamo, Sono il luogo della violenza e li dobbiamo finanziare. Educarci alle relazioni con gli altri. All'idea che la felicità e il benessere non sono mai un traguardo del singolo. Comunque, a me adesso arriviamo a quello che ho appena letto che è allucinante quanto più vai a sinistra, più ci sono degli inviti ad adeguati programmi di investimento. Io vorrei che questi adeguati programmi di investimento partissero dalle tasche di chi li propone. Perché chiedere un adeguato programma di investimento non costa nulla. Attuare un adeguato programma di investimento ha un costo. Qui, qui sì che c'è una, una dissonanza cognitiva. Comunque sia, ricordiamoci sempre che la felicità e il benessere non sono mai un traguardo del singolo perché lo dice lei in questa foto con una top un paio di top model. Nella società in cui viviamo, serve che la felicità. Serve. serve. che la felicità non sia più un traguardo individuale ma collettivo. Però, se serve, non è così. Ma quindi, la felicità e il benessere non sono mai un traguardo del singolo perché serve che non lo siano. Deve essere così. No? Acquisire questa consapevolezza e tenerla ben salda è forse l'unico modo per riuscire davvero a fare rumore insieme, qualsiasi sia l'emozione che vogliamo esprimere. Wow, devo ricordarmi di non farlo più. Però ogni in realtà ogni tanto un richiamino ci sta. Un richiamino ci sta. Comunque sia. Leggiamo un altro articolo. E che vorrei, in realtà volevo farvi vedere questa. No, basta, andiamo al cazzeggio. Ciao. Allora, parliamo di cazzate perché non ne posso più. Poi cazzate. Cazzate, cazzate dalle altre. Parliamo di garette, come sapete non mi arrendo, non mi arrendo. Esatto, come sapete non mi arrendo, questo video fighissimo sulle orche, oddio, trigger, cazzo so di animale incredibile, no ma che meraviglia, ma poi che immagini bellissime, no ma che cosa meravigliosa. È? Raga io non ci credo a quello che ho appena visto, no raga io non credo, madonna mi dispiace per la foca, ma raga io non credo a quello che ho appena visto. Io non credo a quello che ho appena visto. A sub wave. Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Ma avete visto in che coordinazione? Ma, ma, ma ragazzi, sto provando una pena per questa FOCA comunque che è terrificante. Raga, sto provando una pena per questa foca, che è terrificante. Io mi sto mettendo nei panni della foca, Io ho un problema, raga. Io mi sto mettendo nei panni della foca. Cioè, sta cazzo di foca le ha viste, ha detto vabbè, pollegge. Madonna. Po eh, è la vita, sì. Eh, questo è, è lo struggle for life, ragazzi. Qui bisognerebbe liberare ognuno di questi animali, bisognerebbe creargli un ambiente destressato in cui se la polleggia. Povera foca, poverina. Ma, ah, vabbè. Eh, ben ben. La natura. Niente, c'è una chance per le garette, c'è una chance per le garette. Allora, forse non tutti ricordano che streammai in passato un gioco che eh, si chiamava, no, si chiama ancora Circuit Superstart. L'ho streamato una volta sola e ho visto che non l'ho mai esportato su, su ESA Play. Praticamente era tipo quello che state vedendo però visto dall'alto, no? alla, alla, alla vecchia Super Sprint. No? Vabbè, insomma, era carino, ma comunque non era poi così figo perché l'inquadratura era fissa e vedevi la macchinina muoversi. No? e mi ricordo che giocando dissi ma porca minchia, ma pete, mettete un'inquadratura da dietro che avete fatto un bel gioco di guida perché era interessante il modello di guida si poteva giocare bene con il controller ma era bello tecnico, era un bel modello di guida no? era carino ragazzi, sono gli stessi, l'hanno fatto hanno fatto praticamente ok hanno fatto praticamente il gioco di guida vero, di Circuit Superstars Devo ancora uscire in accesso anticipato c'è già la demo. No, anzi in realtà si può già comprare a 17 euro, tipo, sì. E qua c'è del potenziale. Secondo me c'è del potenziale. Io credo che ci sia del potenziale, poi io. Sembra carino. Beh, c'è del potenziale, dai. No, vabbè, non, non, non c'entra gli scacchi, però c'è del potenziale. Quelle garette le possiamo fare, no? Non, non, è, è karting vero? Non è karting con, le, con i gusci è bellino Garfield kart l'ho giocato Non era proprio il top L'ho giocato ho fatto il refund Ora sta a 17 euro però siamo in accesso anticipato, dovrebbe uscire fra 3-6 mesi e pare che gli sviluppatori insomma facciano tanto caso alle critiche che gli fanno, migliorano tutto, eccetera. eccetera. Adesso dice che l'online è con la compenetrazione, ma ovviamente sarà poi implementato con le collisioni. E Ah ragazzi se... sta cosa qui... Se... No, adesso non voglio scaricarlo. Eh. Sta... No, non l'ho visto il film. Sta cosa qui è del potenziale. Bella Alucard, grazie mille. È basico come gioco, si può giocare col controller, molto easy, però per, per, nasce MonoPC, eh? poi chiaramente andrà sulle altre piattaforme, ma chissà quando. Boh, Tony Cannon ha detto la sua, che è un grande cartista. Teni, io l'ho messo, messo nei, nei preferiti. Okay. Leggiamo le le questa recensione in italiano, scusate. M così, a caso. Allora, voglio dare il, il voto positivo come incoraggiamento perché comunque non posso dire che il gioco è brutto, ci mancherebbe. Sto vedendo che il gioco sta vendendo poco. Sta vendendo poco, vecchio, è inaccesso E rischia di essere semplicemente uno spin-off di Circuit Superstars. Partiamo da dire che io adoro Circuit Superstars e lo trovo un capolavoro nel suo genere. Lo stile grafico di questo gioco è che lo, ri lo richiama in tutto e per tutto mi può stare bene, però gli sviluppatori. Hanno tutto il tempo di affinare il gioco e renderlo diverso, addirittura migliore. Partiamo dalla giocabilità, che secondo me a questo giro deve essere leggermente per un approccio più realistico, partendo dalla guida fino alla gestione delle collisioni. Vabbè, ok, vabbè, pretendiamo di più, ma io, io non ho simpatia per questo modo di. Ok, ok, ok. okay. Già in Circuit Superstar c'era eh, il consumo del carburante, se non erano anche delle gomme. Ehm. Uh... Sì, veramente antipatico. Proprio questa cosa così. Si stanno facendo un culo come un paiolo, tra l'altro, stanno. Boh, non so, aspetta. Non so, non mi piace così. E, boh. Un videogioco sulle orche sarebbe l'overkill. Sarebbe veramente l'overkill. Comunque, questa è una possibilità non secondaria di fare delle garette all together. Perché comunque, Trackmania era troppo. Non lo so, Trackmania. Non mi, non mi divertivo abbastanza, sarà che ci ho giocato troppo in passato? Non, non lo so, Non lo so, un po' troppo tignoso. Qui mi sembra più giocoso, mi sembra più divertentone. Poi è proprio racing, capito? Non lo devi forzare. Mi sembra che ci sia qualche possibilità di farsi più gags, di farsi più gags. E sta a 17, adesso 17,49. Non lo so, sono, sono moderatamente ottimista. Cioè, mi ricordo che Circuit Superstars mi piaceva molto. Ma la prima critica che feci è: Ma cazzo, mettigli la telecamera dietro. Questi l'hanno fatto, no? Ehm. Ha lo stesso accaudia, eh? ma per me è una cosa buona. Era, era bellino da matti il Circuit Superstars e quindi why not? why not qua può essere veramente divertente no. poi se, mi, se ci mettono delle possibilità di, e, e hanno scritto che ne metteranno delle possibilità di personalizzazione soprattutto come vedete quest'area il retro del casco com'è bello ci si può mettere un logo una cosa carina no? tutti i colori eh? Belli. <coughs> può diventare una cosa simpatica ma insomma non lo so le pronte non lo so non lo so cos'è Torx The Cryptor e io, non, non, io non ho più, cioè ho il volante ma non lo tirerò più fuori, quindi roba troppo simulativa non, 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 succederà, non succederà. No, no, non dovrebbe sostituire nulla, nella mia idea non dovrebbe sostituire nulla. Eh, dovrebbe avere... Cos'è Torx ragazzi? Cos'è Torx? Lo, lo trovo qui? Si chiama Torx veramente? No, non lo trovo. o google the open racing car simulator bruttarello eh? è bruttarellino spinto eh? ma no se è bruttino un po bruttarellino è un po' vecchiotta la faccenda raga torx Mi sembra vecchiottino Beh, se devo giocare a torx gioco ad assetto corsa scusatemi <ride> No, 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 frega cazzo no, frega cazzi, brutto forte, ma se dobbiamo giocare a un simulatore di guida, ragazzi, c'è assetto corsa e competizione. Cioè, non, non abbiamo bisogno di eh, per quanto riguarda gli scacchi, ah, ieri, grazie all'abbonamento che mi è stato regalato molto gentilmente, ehm, ieri ho fatto un po' di, di problemi. Sono, sono arrivato a 700 di punteggio. E, ehm, quello, quello che abbiamo visto ieri dal tizio indiano è, è che chiaramente quante strategie diverse puoi incontrare, quanti approcci diversi, quindi ce n'è di roba, ce n'è, ce n'è, ce n'è, ce n'è. Secondo me non è male, però devo dire la verità, io mi diverto più a giocare con il bot, ma perché il bot il suo turno lo fa in un secondo e quindi tutto il tempo sono io che penso senza nessuna pres pressione del tempo. Quindi al momento direi che faremo eh, degli, degli esercizi, i piccoli enigmi, li, i puzzle, come cazzo si chiamano. Ne facciamo anche in live perché sono divertenti, sono carini. E, e poi farò delle partite col bot. Magari metto. Adesso tra l'altro con l'abbonamento che mi è stato regalato dovremmo avere tanti bot diversi, quindi mettiamo altri bot. E faccio un po' di allenamento con i bot. Anche per vedere poi qual è il minutaggio a fine partita, eccetera, eccetera. Quando a fine partita contro i bot inizio a vedere che... Um, ci sto nei 10 minuti mediamente faccio le partite in 10 minuti, eccetera, eccetera, allora ho 30 minuti allora di, di pari passo posso iniziare a fare le partite con gli umani. Ma in realtà eh, sarebbe figo: Vabbè, diciamo i 30 minuti sarebbe figo per fare le partite con gli umani. Però le partite con gli umani di 30 minuti rischiano di essere un po' pallose in live. Quindi, in realtà, la partita ideale sarebbero le partite da 10. Eh, però io non posso fare partite da 10, non esiste. E quindi ci vorrà del tempo. Cioè, il fatto che ehm, il, gli scacchi richiedono. O 15 più 10. Sì, insomma. Eh, gli scacchi richiedono tempo. E, e poi ci sono le lezioni. Sì, 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 sì. sì. 15-10. Ok, comunque, eh, richiedono, mh, richiedono tempo per essere appresi. E io ho al mio attivo. S le, le partite che ho fatto in live, credo siano 7-8 partite. Non cioè, è che chiaramente, avendo giocato a mille strategici, conoscendo comunque già le regole di scacchi, eccetera, non è che caschi dal pero. Però comunque. È una, cosa lunga, è una cosa lunga, quindi bisogna accettare il fatto che, cioè, non è che dal giorno alla notte sarò pro. Perché non esiste, ma non esiste neanche. Quindi vedo se l'esperienza se l'esperienza uh, è frustrante nel senso che la chat è sempre tutta apprensiva. E eh, 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 non me lo godo a un certo punto smetto, perché non me ne frega un cazzo. Cioè, comunque una cosa importante che dice il tizio del libro sugli scacchi è. Gli scacchi non sono per persone intelligenti, sono per persone che hanno tanto tempo libero. E lui, da maestro di scacchi, è la prima cosa che dice. Cioè, a me, non io non ho la fascina degli scacchi per dimostrare chi se non me ne frega assolutamente un cazzo, sono un giochino. È un giochino per passarsi il tempo, non è niente di che, non sei un cazzo di nessuno perché sei bravo a scacchi, sei solo bravo a scacchi. Stabilito questo, quindi vorrei evitare no, l'elitismo soulsiano anche qui. Stabilito questo, è un bellissimo gioco, se, 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 se è divertente si fa, ma non me ne... Cioè non, Deve essere una cosa bella. Se, se è bello va bene, se no ci sono talmente tante cose che si possono fare, tra cui karting superstars. <ride> Sì diciamo che se sei stupido è dura che diventi bravissimo ma qui non c'è nessuno di bravissimo ragazzi neanche tra di voi non iniziamo non credo ci siano campioni di scacchi in chat iniziamo ad abbassare un pochino no? il solito sborrarsela perché sarebbe veramente il caso di evitarlo eh, è chiaro che Magnussen sarà ovviamente anche una persona molto intelligente però ragazzi, qui nessuno ambisce a quei livelli né ora né mai quindi stiamo più sereni. Però mi ha, molto, mi ha molto colpito. No, no, certo, Dark. Mi ha molto colpito, mi ha molto colpito vedere quanto sia eh, giocato in chat. Perché sto, io, in realtà, vi studio e mi, mi, mi interessa. cioè Mi rendo conto che. Esatto, Cetuk. Mi rendo conto che. A me interessa molto quel profilo. Che poi oramai voi lo rappresentate un po' di meno, però una volta magari un po' di più. Mi interessa molto quel profilo. Eh, il, il target no, del vecchio Wesa Channel, del breaking gear, cioè quel, quell'umanità lì, no? Mi interessa tantissimo. E intravedo, no, è studente universitario, eh, è studente universitario mantenuto, eh, il post breaking it, le quelle robe lì. Eh? E gli scacchi. Io non ci avevo mica pensato. Invece gli scacchi sono proprio perfetti per quel tipo umano lì, perché non è un tipo umano da palestra e quindi è un tipo umano da scacchi, cioè comunque gli scacchi sono una posizione, una posa anche notevole, no? cioè comunque questo tipo umano deve scopare e a me interessa vedere come, come, come ci, ci, ci lavora, no? perché sono tutte cose reputazionali e quindi è, è molto, molto... Io non avevo assolutamente pensato agli scacchi, invece i scacchi sono perfetti perché ti impari due stronzate e poi guarda, guarda, io so giocare a scacchi. <ride> Bella per chi fa anche palestra. <ride> Vedi, all'università si trova molto con gli scacchi, bella Musotros, Big Baby. <ride> <ride> Ah sì, bisognerebbe metterlo, bisognerebbe, metterlo, ma non, non credo si possano pinnare. Non so, io non credo si possano pinnare. Ma so, perché, comunque vi dico una cosa, sarebbe, <ride> sarebbe figo. Sarebbe figo in realtà leggere la chat, giocando. Perché, comunque, giocare senza leggere la chat, sapendo che qui c'è una colonna, no, Che di solito è sempre si interagisce molto, no? Eh, però non poterla mai leggere è una palla, perché comunque a un certo punto pensi, ma vabbè sono da solo a giocare, non è divertente, è divertente farsi le gag. Quindi pinneremo un messaggio se si può fare tanto meglio. Però raga, cioè basta il, il, lo scacco matto di ieri, cioè raga, io, io ho letto c'è uno scacco matto e allora il cazzo, e allora ho vinto, però non lo dovevo leggere, capi? se no lo, Senza nessuna serietà, però non si può neanche giocare con la chat, cioè è proprio contro l'era, cioè mi metto nei panni di un avversario, ma a proposito di mettermi nei panni di un avversario e non si fa, ma raga, ma voi non avete idea di cosa mi ha scritto un tizio in un commento, no? Sono rimasto basito, scusate, sugli scacchi, eh? Ma io sono totalmente basito. Qui si può. Guardate qua. Aspettate. E uno giustamente gli ha detto: No, 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 non è qui allora. Ah, no, questo. Ma questa cosa è assurda. Questo tizio mi ha scritto. Non ho seguito le live, qualcuno gli ha già consigliato il metodo Big Brain 9000, ma io non ho capito se è una gag. Cioè contemporaneamente la partita contro un avversario umano ne avvia un'altra contro il computer settato alla massima difficoltà. In questa seconda partita ripeti con i tuoi pezzi ogni mossa dell'avversario umano e vedi come risponde il computer. Poi utilizzi le mosse del computer nella prima partita e molto probabilmente vincerai. Ma che cazzo di problemi ha la gente? Ma il punto non è che ovviamente non lo farei mai, ma chi se ne frega. E uno giustamente, cioè intendi barare, certo per il content, l'apice del divertimento. Ma il punto è che io dopo che ho letto sta cosa ho pensato, oltre al fatto che come cazzo è messo uno a pensarlo, ma ho pensato, ma chi mi garantisce che i miei avversari non lo stiano facendo? No, ma magari è una gag e eh? non ce l'ho mica con, con chi l'ha scritto. Ma, ma il punto è che ho veramente pensato, come vai a sapere che l'avversario non lo sta facendo? Sta roba non la puoi beccare. Ma come lo becchi? Come vai a beccare uno che sta replicando? Ma. Se ti batte sta parando. La becca ad una cosa del genere? Vedi che già... Ma tu magari non setti la. Perché lui dice setti la massima, la massima IA. Ma metti un IA che sia un po' meglio, che ti faccia vincere, cioè, nel senso lo fai in modo sga sgamato, no? Non lo so, in India. <ride> Kefka. Sì, magari tu sei 600, fai mosse da 800, faccio per dire, no? Ma pensa che ti ha beccato subito. Ho capito, ho capito, ho capito. Assurdo. Comunque boh, per tutto questo per dirvi che, cioè, purtroppo, e voi me l'avevate giustamente detto, ti viene da pensare che la gente possa ora l'indiano. Ad esempio, il giocatore indiano sicuramente non, secondo me, pur non capendo un cazzo di scacchi, secondo me non barava. Perché non barava? Perché, comunque mi sembrava, per quanto ovviamente di un livello molto superiore al mio, mi sembrava inconcludente, cioè lui. Eh, sapeva fare sta cosa dei pedoni, no? secondo me lui non stava barando questa sabacu boldrindo per questa cantina perché perché quindi non saprei no io invece volevo mettere Brian F questo video in realtà l'ha fatto anche Schiacci sempre però Brian F l'ha fatto molto bello e quindi vorrei condividere così vi faccio conoscere uno dei miei youtuber preferiti che è Brian F e che io adoro e ditemi se il volume è eccessivo Recently. perché ti fa il discorso del, del cheating eh, ti fa veramente ti fa un po' cascare le braccia devo dire poi se è un gioco che bello è bello cioè alla fine tu pensi vabbè di quante partite incontrerò un cheater e sti cazzi adoro gli scacchi gioco a scacchi chi chi cita è un solo un disperato perché tanto non sarai mai Magnus e non sarai neanche mai Bottas se citti, quindi non sarai neanche Hulkenberg quindi è completamente inutile cioè è proprio una cosa patetica e sti gran cazzi però comunque ti, 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 ti tirano ti tira un po' il culo ovviamente, no? Calma, 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 calma. <ride> sì, ma ero Gag Magnussen, e eh? lo so che non si chiama Magnussen, ma si chiama tipo Carlsen, una cosa Mi fa ridere chiamarlo Magnussen perché va bene per la mia disperazione quando sto perdendo. E, e lui è Brenef, che è un giocatore mostruosamente forte, con JP, tra l'altro, e è su Street Fighter era un fenomeno piccolissimo. Però, c'è Magnus. Carlsen. Ok. Però beh, beh, un po' Magnus ci stava, eh. magari diventi Latifi. <ride> o diventi Sargent che è il nuovo Latifi. Tra l'altro, povera Williams. E, tra l'altro, proprio in Stigni leggiamo un sacco di aneddoti su Senna, ma Senna supermanesco. Cioè, io sapevo che aveva tirato un pugno in faccia a Irvine dopo l'ultimo gran premio del 93, che non è proprio una carineria. Ma Senna ha anche attaccato al muro Hakken perché era andato più veloce di lui in prova una volta. Cioè, veramente Senna doveva essere un incazzoso, stronzissimo. Mille sfaccettature. Comunque siamo sempre, eh. Ma perché Senna non andava, non aveva capito che la felicità è la collettività. Comunque vi faccio vedere, non leggeva The Vision esattamente, esattamente. <ride> perché, perché? No, vi racconto, no, vi devo raccontare. Scusate, vabbè, sì, ovviamente, questa è già la, pa la parte cazzeggiosa della live. Vi racconto questo aneddoto. Forse non tutti sanno che nel 93 a un certo punto Michael Andretti, che era il compagno di squadra di Senna, venne sostituito da, dal giovane, non debuttante perché in realtà aveva già corso con la Lotus. però il giovane Mikachinen, che era collaudatore della McLaren, no? come compagno di squadra di Senna. E, e credo che questo debutto avvenne all'Estoril, se non sbaglio. O a, o a Barcellona, non mi ricordo comunque un Michael Andreotti, <ride> comunque sia, sì, una pista dove si facevano i test e quindi Akinen che era il test, test driver la conosceva a memoria, no? cioè aveva fatto i solchi su quella pista. Fatto sta che fecero le qualifiche e Akinen si, si qualificò credo terzo e Senna quarto, no? era l'anno delle Williams imprendibili, è solo qualche miracolo di Senna ogni tanto le, le, le riuscì a battere, anche di Schumacher in realtà, comunque bla 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 bla. bla. E insomma, Senna andrò, andò, l'ha raccontato Akinen, no? Senna andò da Hakkinen a chiedergli, Vez, ma come cazzo hai fatto a battermi? Che, cioè, giustamente, disinqualifica, cioè non è una cosa che capita spesso. Come cazzo hai fatto ad andare più forte di me? E Hakkinen, con una simpatia piuttosto relativa, gli disse, ma perché ho le palle più grosse delle tue? <ride> Tu immagina che sei un cazzo di debuttante di merda e vai da Senna a dire ti ho battuto perché ho le palle più grosse e Senna l'ha appeso al muro e lo voleva menare e gli ha fatto capire che non doveva, non doveva comportarsi così. Però ha fatto troppo ridere questo aneddoto. Da sottolineare ovviamente che in gara, dopo mezza curva, Senna l'aveva già superato. Però interessante, interessante. Ackinen che se sarebbe rivelato un grande campione, eh, naturalmente. Poi si dice che in realtà Ackinen, prima del famoso incidente, Ackinen era vinto i mondiali dopo l'incidente in cui perse un pezzo della lingua, andò in coma, una cosa pesissima. Ma si dice che Ackinen non fu mai più quello di prima dell'incidente e quello era l'Ackinen prima dell'incidente, dell che si dice fosse più o meno a livello di Schumacher, con cui fu rivale no, nelle formule minori, storicamente, poi rivale anche di nuovo, insomma. Vabbè. Sono partito per, eh, <coughs> per la tangente. Comunque sia, e invece l'altro aneddoto, vabbè, che ci sono, aneddoto è che l'ultima gara del 93 era il, la gara in Australia. Uh, ah no, 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 era la penultima, scusate, era quella in Giappone, la penultima, vabbè, insomma, Senna vinse le ultime due gare del 93 con la McLaren, e... però insomma era, era primo e c'era Irvine, il giovane Eddie Irvine, che forse non tutti si ricordano essere stato eh, il compagno di squadra di Schumacher alla Ferrari, insomma, Irvine, i più vecchi si ricorderanno anche la pubblicità che c'era in TV, no? anch'io adoro guidare e camminare con Valle Verde Formula, vabbè, altri tempi. Insomma, Irvine che poi ha fatto i milioni, dei milioni, dei milioni con le borse, cioè Irvine è diventato più ricco dopo la Formula. Formula 1 che in Formula 1. Vabbè, è una, una storia stranissima. Comunque, il buon Ed Irvine irlandese. E, no, non la so, è disapparistito. E il buon Irvano irlandese era dietro, a Senna, era doppiato, Senna lo doppiò, ma Irvine, siccome andava più veloce, si sdoppiò da Senna e gli, gli diede un gran fastidio. Quindi Senna era primo, ma c'era sto cazzo di doppiato che gli rompeva il cazzo per tutta la gara. E Irvine arrivò tipo in sesto, insomma, fece una bella gara. Come debuttante, non mi ricordo, che sulla Jordan o una cosa del genere. No? E una volta c'era tutto su YouTube, ma ovviamente no, non legale. Eh. Io mi sono visto una marea, di, mi sono rivisto, perché poi all'epoca li vidi, mi sono rivisto una marea di gran premi, ma si vedeva un sacco di NBA anche su YouTube una volta, vabbè, bei tempi. E, e quindi Senna dopo la gara andò da Irvine e Irvine dice, ma io pensavo che venisse a farmi i complimenti perché avevo fatto una bella, una bella gara, gli ha tirato un pugno in faccia. <ride> Scusate, ma sta cosa mi, mi fa sempre molto, molto, molto ridere. E niente, quindi insomma, sportività, vabbè, comunque sia. Aspettative verso realtà. <ride> mi immagino Irvine perché tra l'altro Senna era l'idolo di Irvine, Senna correva nella Formula 3 o 3000, non mi ricordo giapponese. Con il casco colorato come quello di Senna, capito? Perché Senna era il suo idolo <ride> e gli ha tirato un cartone in faccia, <ride> there's been many accusations of cheating going on in street fighter 6 online so i figured we'd take a look at what these accusations are and what it could mean for you me and the competitive <laughs> scene as a whole but before we get into that what is cheating in a fighting game anyways and how does it actually occur because you may be familiar with things like wall hacks Auto aim e FPS and you know your traditional online exploits and other genres, but what does cheating? <laughs> Beh, abbastanza. Leonzo. Cioè, è dura che lo rimanga, però in realtà i ha sempre parlato benissimo di Senna. Uh, vabbè, ma magari dopo si sono anche parlati, non lo so, non lo so come poi sia andata nei dettagli, però insomma, in realtà se poi vedete le dichiarazioni Irvine considera sempre se un plus ultra, quindi l'idolatria è dura a morire. Tu idolatri qualcuno, questo ti spacca la faccia e tu continui a idolatrarlo. Quello è, quello è amore. Quello è esatto, sindrome di Stockholm. Like. So I figured we go back and look at some classic examples and uh, I think some of the, the OGs will remember this clip of one young Mike Ross going up against Tool assisted Here in rank back in Quera, Street Fighter. So as you may be able to discern here, this is not uh, a human performing this extremely difficult and nearly inhumanly in in uh, uh, humanly impossible infinite, I should say. it's It's a real infinite. This is a real infinite but a human is not going to perform this especially not in delay based netcode back in Street Fighter 4 and you can tell by the able player's name tool assisted that yeah this is definitely not a human performing this tool assisted has had a history of kind of trolling in Street Fighter 4 and Street Fighter 5 it on and but uh, the only thing that some you know decent reactions <inaudible> Perché poi si arriva a Street Fighter 6. Qualcuno ha detto. Eh, ragazzuoli. <ride> Dario pesi. All, all, all he did was do. This is in Street Fighter Five. this is vanilla Street Fighter Five. No, this is not Infiltration playing this Karen with 200 Qui è a un in è capitato an I've recorded, Platinum was the highest rank in the game. I'm trying my my darndest to mix up this bot. Somehow I was able to actually get issues with cheating. Games like Tekken, JDCR, Tekken God here. I noticed uh, going up against this opponent here in online ranked, first of all. Quando hai una, una win streak di 305.000 vittorie, può esserci qualche problema. Playing, e qua fa vedere come il tizio si è accorto, no? Vedi che l'avversario in realtà rimane immobile perché è, è, come, è come se fosse controllato da un'intelligenza artificiale, no? Di fatto è così. E reagisce solo quando ti può sfondare. So not doing anything Then he noticed the the 1 2 immediately interrupting whatever move he does. Grazie mille Mishavos, grazie mille del Prime. E lui si accorge della reazione automatica perché questa era una cosa molto molto basica, no? <coughs> davvero Liang, davvero And sì. sì I To try to how to it. E, e dopo, e dopo esattamente, è esattamente come se lo muovesse lui. No? E a quanto dice Tekken 7 è stato un gioco molto, molto viziato dalla presenza di, di cheater. Eh, poi c'è il discorso di Street Fighter eh, su Street Fighter 6, dove ci sono i comandi dynamic. In realtà, oltre. Mm, e adesso ci arriva in realtà, Cilius. Perché ora lui, si, lui risponderà alla domanda: ma che cazzo lo fai a fare? A cosa serve? Che te ne fai? Eccetera. In realtà, purtroppo. Ora si scoprirà. In Street Fighter 6 in realtà non ci sono soltanto i controlli classici e i moderni, ci sono anche i controlli dinamici che sono però utilizzabili soltanto offline, no? dove tu premi i tasti e l'avatar, se non ho capito male, fa le cose adatte nel momento adatto, letteralmente una boiata. Qua ti fa vedere due sviluppatori di Street Fighter 6 che te li fanno Visit vedere. Ma di loro non sono cheating, serve se devi giocare con un bambino gli dai il controller con l'intelligenza, i controlli dinamici e questo preme tasti a caso e succedono cose giuste, non, non, non del tutto a caso no? Sì, sì, è ovviamente una cosa che è con il PC eh? In fact, remember, In Street Fighter 6 itself we have tool-assisted gameplay we have It's built into the game. Do you this vedi, vedi lui, lui, questo ragazzo giapponese, preme un tasto solo to the way e il suo Luke fa tutte quelle roba It's classic Ryu versus modern Luke. Or sorry, dynamic Luke. Dynamic, dynamic Luke, is so. the controller mode put into the game for offline only gameplay where you literally mash a button and based on the game state, the positioning on the screen, the game basically plays itself for you. Poi, in realtà non è un tasto solo, sono tasto diversi fanno cosine diverse, però non, non muove neanche le direzioni, no? As you <laughs> non sta citando e asiatico. <laughs> and uh, actually winning the game here. By just mashing buttons. So yes, this is a real game mode. this is the dynamic. Ma viene fuori. I had some people in my YouTube comments who mentioned, like, I actually hate Dalsum because I play against my five-year-old daughter all the time, and she picks Dynamic Dalsom and beats my ass with Dulcim. Dynamic so This is a real game mode. You can play it offline for fun. It's intended to be played only offline. You're not supposed to take it to online gameplay. However, we've been getting reports of people picking. Dynamic controls in ranked. I just played eh. someone using dynamic controls in ranked. Is this supposed to happen? And there we see. E qua questo tizio si è trovato una Chun Li che era dynamic in silver 2, tra l'altro. Dynamic Chun Li here in silver rank, and this isn't an isolated incident. Eight days ago, this was reported. Another user, dynamic controller in ranked. How is this possible? Dynamic DJ. And there we have DJ in gold using dynamic controls. So somehow people are taking this controller scheme. Which and è completamente just controllata per la mostra da AI. Esatto, il discombo. E le esasperazioni da moda: that's a little strange. But it goes beyond that. Cause today, uh, Sheldon here mentioned on Twitter: 400 dollars Capcom Fighters, and it's not. E c'è gente che vende per 400 dollari eh, una mod che di fatto ti fa fare i Perfect Perry. Eh, addirittura lo puoi fare ogni volta però in realtà la cosa subdola ora vi sto a schippare le spiegazioni che da lui la cosa subdola di questa cosa qui, di questa mod che viene venduta a 400 ma immaginate la gente che spende 400 dollari per salire di ranking in Street Fighter però poi vedremo che non è solo questo la cosa assurda è che tu la puoi la puoi tarare per cui tu puoi mettere 100% che ogni volta che una versione ti attacca tu fai il perfect parry che viene tutto azzurro e tu hai una finestra per infierire ma nessun giocatore al mondo farebbe mai il 100% quindi lì è molto facile sgamarti però puoi mettere magari lo fai il 25% delle volte che già è mostruoso non esiste però capito oppure c'è la risposta al drive impact con il drive impact automatica eh, oppure c'è che ogni volta che qualcuno ti fa una presa tu fai la presa e quindi lo, ri, lo respingi sempre o quasi sempre anche lì te lo moduli e la cosa che dice la cosa che dice lui è che uno, uno fa vabbè ma tu non combinerai mai nulla no, con queste cose qui tanto che, 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 cazzo, che cazzo ci fai? Il problema. Il problema adesso lo vediamo. Ma voglio solo mettere a schermo l'immagine che faccia capire il problema. Esattamente. L'immagine è questa: il problema è che iniziano ad esserci tornei di Street Fighter, ad esempio, il Capcom Invitational Cazzi e Mazzi, in cui il vincitore vince un milione di dollari. E in totale il monte è di 2 milioni. L'altro milione viene diviso fra gli altri piazzati. Okay? Iniziano a girare dei gran soldi. Intorno a un gioco così. Eh, giocato e il problema di questo torneo ad esempio eh, è che si accede con delle selezioni che solo in alcuni posti sono eh, offline ad esempio lui faceva l'esempio di non so parigi eh, non so ci sono De, delle sedi dove si, i tornei per accedere al torneo con, con tutti i soldi in palio si fanno offline. Ma la gran parte delle selezioni sono online e quindi tu puoi accedere, potresti accedere a un torneo di quel livello lì, con quel Montepremi, lì in palio, semplicemente cittando. E questa cosa è pesa. E, un, e poi c'è un'altra controobiezione. Che dice: va bene. Io arrivo al Capcom Invitational, bla 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 citando. Ok? con il cheating, però quando sono lì in presenza devo saper giocare, e non, non, mi, mi, faccio fare, mi faccio fare un doppio perfect e torno a casa. Ma quello che lui dice, poi doppio perfect, quadruplo perfect, quello che lui dice è, ci sono ovviamente i coglioni che non sanno giocare e spendono 400 dollari per niente, ma il problema del cheating, e lui fa l'esempio di un altro canale di speedrunning e cheating che lui consiglia, che proprio non ho visto, che in realtà si occupa tantissimo di debunking del cheating nel, nel competitivo videoludico. Il, il problema del cheating nel competitivo videoludico, e la storia lo dimostra, è che a citare sono soprattutto i pro player, soprattutto non lo so, ma sono tantissimo i pro player, nel senso che lui dice io sono il pro player che il 95% delle volte, perché uno bravo lo fa veramente, il 95% delle volte che tu mi fai un drive impact rispondo col drive impact ma io metto un cittino e lo porto a 100%, ma chi se ne accorge a boh, 97, 98? Chi se ne accorge più? Io riesco a fare il perfect parry il 10% delle volte, che cavolo ne so. Lo porto a 12, lo porto a 13, è già una cosa allucinante. Cioè, la cosa terribile che, eh, a quanto pare, è questo ragazzo che si occupa, si occupa di debunking, eh, tra le altre cose, di cheating nei videogiochi, è che il cheating è uno strumento che viene spesso preso in considerazione da pro player che magari non raggiungono quel livello di successo necessario e allora dicono, persa per persa, io cito un pochino, no? E quindi lì ci vuole il torneo in presenza, eccetera. Però se io sono arrivato al torneo Capcom con un milione di dollari per il vincitore, un milione fra gli altri piazzati, ci sono arrivato barando, ma comunque sono un pro player, oh, potrei anche piazzarmi bene, magari non ci sarei mai arrivato lì, no? E questa cosa inizia a diventare veramente, veramente... Sì, sì, certo Musk, assolutamente sì, assolutamente sì, esattamente. Eh, esattamente il problema dei tornei solo online eh, diventa ah vedo che l'avevate scritto in altri sì sì sì, sì, sì. esatto e il, il problema dei tornei solo online diventa importante anche Schiazzi sempre ha fatto un video però devo dire che Brian F. è andato, è andato più, più a fondo e, e anche questo in realtà ti fa vedere l'aspetto sportivo degli eSports perché purtroppo ci sono anche queste problematiche qua. A me, per, es per esempio come giocatore di Street Fighter 6 un gioco dove questo fenomeno è minimale per adesso non me ne frega niente e comunque beh, mi piace giocare. Sti cazzi. Però brutto, brutta gag. Esatto. Crim. Magari vai a casa con 20.000 dollari e dici: beh, sti cazzi, sono, tanto ho partecipato, partecipato a un torneo che chissà se ci sarei riuscito. Mi è andata bene. Ciao, belli, no. E, e quindi Esatto, esatto, Taker. Quello che scrive Taker è esattamente quello che dice Brian F. Parla proprio di investimento di tempo e investimento emotivo. Cioè persone, parliamo di persone che hanno migliaia, migliaia e migliaia e migliaia di ore, che magari sono un po' frustrate, perché, comunque, anche se hai le migliaia di ore, arrivi a quel livello che a quel punto diventa veramente abilità, diventano dettagli, no? Eccetera, eccetera. Tra l'altro, prima lui parlava di un cheater tal dei tali, credo, proprio di Street Fighter VI, e diceva: ah, Questo qui è andato, è andato a master in poco tempo, no? Ma è assurdo uno che da, da Bronzo, da dove è partito, va a Master con sole 500 ore di gioco, tipo una cosa del genere, what? Che per, per Brian F sono pochissime. Sono pochissime. È proprio una cosa ridicola. Cioè, si capisce subito che stai barando. Ma credo Master è anche master importante perché master poi ha tanti livelli. Capito? Cioè, per uno serio, 500 ore di gioco in un gioco che è uscito da tot mesi perché non è uscito neanche da un anno ma forse neanche da sei mesi per il pubblico generale Street Fighter 6 avere 500 ore a Street Fighter 6 per un pro è ridicolo adesso c'è cioè uno che adesso ha 500 ore a Street Fighter 6 ne ha pochissime un Brian F inizierà ad averne diverse migliaia ok eh... Sì, sì, certo, Phoenix. Ma stiamo anche parlando di un, di un periodo di tempo tutto sommato limitato. Magari poi i pro player ce l'hanno in anticipo il gioco, eccetera, eccetera. Comunque, eh, esatto, due ore alla settimana un po' ci arriva Ma per dire che a che livello di dedizione si arriva, io lo capisco. Cioè, se uno può permetterselo, gli piace, dipende poi sempre dalle condizioni di vita di ciascuno. cioè È un gioco molto bello, ad esempio. per Street Fighter 6 è veramente, veramente una, una, una finezza, una delizia di gioco. Eh, come possono essere, ovviamente, gli scacchi, no? Eh, e quindi, niente. Niente, volevo condividere con voi questa cosa. E lui, il, il, il buon Brian, è veramente, veramente un grande... Ma in realtà nessuno batte Justin Wong, ovviamente, che è probabilmente il più grande videogiocatore di picchiaduro di tutti i tempi. Forse anche più di Daigo in realtà. Boh. Comunque Justin Wong è, è Justin Wong. E Justin Wong, dopo aver portato tutti i personaggi a Master, quindi tutto il cast di Street Fighter, con delle percentuali di vittoria tra l'85 e il 90%, sempre con qualunque personaggio, ha fatto una sfida con i personaggi random, per cui lui a ogni incontro ha un unico... è, è, è considerato dal gioco lo stesso personaggio. Tu gli dici prendo random. E tu ad ogni incontro non sai se userai Zangief, se userai Gail, se userai Ken, se userai. Capito? Se sarai modern, se sarai classico. E lui comunque sfonda chiunque. Eh, niente. Però penso sia in più puntate, in più puntate perché non c'è ancora arrivato. Let's go, Justin, esatto. <ride> Prima del, del Perry. Eh sì, 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 e quindi niente. Beh, Justin Wong è un trollone, lui fa morire dal ridere. Mi sta troppo simpatico, va benissimo, niente. E, e invece cosa sta... Con, sta, cosa, sta? aspettate che un po' con... il buon Maximilian, ma Maximilian ovviamente c'è altro che conflitto di interessi, eh. poi ovviamente lui lavora con, con Capcom, lavora con NetherRealms Realms, ad esempio il pubblico si lamenta con... perché io poi Maximilian Dude l'ho scoperto guardando i suoi video migliori, Real Talk, che sono delle figate pazzesche, poi ho visto che è l'intrattenimento che fa Day by Day, ragazzi. C'era un mi sono bella che ha rotto il cazzo. Comunque sia, eh, lui, eh, il suo pubblico tra l'altro era, era arrabbiato con lui perché eh, all'epoca di Mortal Kombat 11 lui ovviamente lo portava di brutto, l'ha avuto in anteprima, eccetera, eccetera, ma i, gli spettatori dicevano ma tu giochi svogliato perché questo gioco ti fa cagare, infatti probabilmente gli faceva cagare. e Quindi forse adesso ha un po' aggiustato il tiro, non lo so e quindi ci sono tutti i problemi di cui parliamo sempre ci sono anche qui ma ben presenti ben evidenti e poi lui è un mega fan di Final Fantasy tra l'altro sta per uscire no sta per uscire forse un po' eccessivo ma lui è un turbo fan gruppi di Final Fantasy 7 e quindi sta impazzendo per quello che si è visto di Final Fantasy 7 Rebirth, Rebirth sì. a me interessa Antino a un certo punto se la verità. anche perché a me piaceva a turni quindi boh, non so se lo giocherò a febbraio ah, è vero che lui ha detto a febbraio che posso giocare un po' a Tekken. Ah, ah ma ma quella cosa lì può anche fattualmente essere vera. Il problema è che poi devi convincere qualcuno a spendere. Tra le altre cose vedevo a proposito di Tekken 8 che il gioco base su Steam costerà 70 euro, ma con 70 euro ti mancano 4 personaggi. E per avere tutto ne devi spendere più di 90, tipo, tipo 100, una cosa Aspettate, voglio andare a vedere, ve lo voglio mostrare. A proposito di qual è il, il prezzo, no? Perché i picchiaduro costano infinito. Perché li devi giocare al lancio. Quindi purtroppo quei picchiaduro la grande baza di dire, vabbè, lo compro dieci anni dopo che costa dieci euro, magari sì, lo trovi anche a un euro, ma non c'è più nessuno. Tech 8 Deluxe Edition 99.99, 99. Ultimate Edition 109. Ma la cosa allucinante, e poi nel corso del tempo in tutti i picchiaduro escono i pass annuali dove ci sono i nuovi personaggi, Io non l'ho ancora preso perché di Aki e di Rashid non mi interessa, ma quando ci sarà Kuma... Saranno saranno cazzi, eh? Ma la cosa allucinante è che la modalità esatto? Tech 8, Esatto, il deluxe. Se non erro, è quello da 100 euro. Il pass va bene, ma soprattutto quattro personaggi giocabili aggiuntivi. Se loro tra questi quattro personaggi giocabili aggiuntivi ti mettono quattro personaggi molto forti che ti piacciono e che vorresti giocare. Certo, ne hai altri 28, però che cazzo. Cioè, immaginatevi uno Street Fighter in cui i quattro personaggi aggiuntivi sono Cammy, Ken, JP e uno molto usato può essere in realtà anche Ryu. Eh, faccio fatica a giocare Street Fighter senza quei personaggi, quei personaggi lì, no? Mi, mi tira un po' il culo. Sono quelli competitivi, sono quelli che piacciono. Eh, e quindi qual è il vero prezzo di Tech 8? Al lancio, a proposito di quello che dicevate... Eh? Ah, chiedo scusa, bella Kirkuz. Bella il discorso rimane, ma è il, è il, è il season pass, quindi non sono, non sono i 32 al lancio. Non sono, no, non li ho mai presi. Non sono i 32 al lancio. Quindi i 32 al lancio ce li hai con i 69. Ok. Ok. Perché come è scritto qui non si capisce un cazzo. Ah no, si capisce. Si capisce. Colpa mia, colpa mia, colpa mia. Colpa mia. C'è un punto e qua c'è un trattino. Quello vuol dire che il trattino è sotto il punto. Questi, so, questi due sono i contenuti del pass. Chiedo scusa. Sì, 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 sì. Esattamente, Chircuzzo, bella lì, bella lì. Quindi non, non sono ancora arrivati a fare gli stronzi. Bene, buono. E comunque è peso, però va bene, ci può stare. Quindi è una differenza di prezzo di, eh, 70, di 30 euro. Mi sembra di più di Street Fighter, il Season Pass. Poi bisogna vedere i costi, magari dei quattro te ne interessa solo uno, magari te lo compri singolarmente. No? Eh, beh, diciamo Aztec che con la season tu ottieni dei bonus, che in questo caso sono questi due, e non si tratta tanto di competere, si tratta che devi pagare. Eh, c'è poco da dire. Eh, eh. Eh. Sì, i picchiaduro sono costosi, c'è poco da dire, sì. Eh, più, più che altro non riesce a, a risparmiare. Poi c'è il discorso, l'ho già letto in chat e ovviamente non, non, non temo di parlarne, che è Fightcade. Eh, Fightcade è un sito, vediamolo insieme. Sarà legale mostrarlo? Vabbè, che mi frega, non ho, mica, mica l'ho fatto io. Fightcade è un sito usato a livello mondiale, no? eh, qui però non è per i, per i novizi. Qui un novizio prende le sberle e basta. Per quanto credo abbia i trial, insomma, hanno fatto dei lavori, no? Eh, Fight Cade ti mette a disposizione i server, la piattaforma, eccetera, però la ROM ce la devi mettere tu. E la ROM non la devi avere. Quindi, è, quindi non c'è nessuno che gioca, in realtà. <ride> è pieno di gente che gioca. Quindi, I misteri della vita. Però su Fight Cade vedi: Popular Games, King of Fighters 98, Street Fighter 3, Third Strike, King of Fighters 2002, Super Street Fighter 2. Insomma, i grandissimi, super, mega classici dei picchiaduro, qua vediamo Marvel vs Capcom, eh, credo, no, questo è Street Fighter 3, questo è Marvel vs SNK, comunque ci sarà anche Marvel vs Capcom, immagino. insomma i, I super mega classici, se vuoi giocare in multiplayer, eh, i super mega classici, eh, te li becchi qua. Quindi in realtà è qui che tu vedi come Marvel, scusatemi, Street Fighter contro SNK 2 non è mai morto, è un gioco vivo e vegeto e giocatissimo. E questa è una cosa bellissima, questi quattro giochi che abbiamo visto, il più recente è Street Fighter 3, che cos'è del 2002, non mi ricordo, non so di che anno sia Street Fighter 3 Third Strike, non mi ricordo, o King of Fighters 2002 2002, insomma, e poi tra l'altro iniziano a mettere no, i Puzzle Bubble, vari, vari giochi da sala giochi, quindi c'è Metal Slug, KOF 98, sì, 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 sì. Eh, esatto, se vuoi farti fare il culo da gente che si sa giocare sul serio, vai su fight. Cade, però puoi anche imparare. Eh? E, e d'altra parte, se vuoi, se vuoi giocare contro degli avversari umani a ah, Street Fighter 3 Third Strike, che è considerato non plus ultra, King of Fighters 2002, 98, eccetera, eccetera, ecco. o hai un Discord con degli amici con de de dei giochi che raccolte che sono uscite. Però... Esatto, Alexander. Esattamente, nessuno ha mai infranto la legge né qui né, dato una, né da nessun'altra parte. È anche prezioso giocare. Diciamo che se sei proprio un novizio come lo posso essere ancora, io. Andare contro i pro player faccio anche fatica a imparare. Vederli giocare è un altro discorso. Giocarci contro, mi fai un doppio perfect. Io potrei anche non aver veramente capito un cazzo. Allora inizi ad essere discreto, vai a perdere di brutto, però magari inizi ad apprendere. Allora diventa bello, diventa divertente. Ehm. Molto bello che esista una piattaforma come questa. Eh? Cioè, qui, non, qui non si tratta di preservazione. Quando si parla di preservazione videoludica, no, spesso si parla del fatto di giochi che non. gli store che spariscono, eccetera. Ed è molto giusto il discorso. Però la preservazione videoludica eh, purtroppo, se un gioco vale e ha ragione d'essere come gioco multiplayer, la, la preservazione videoludica, o crei delle sale giochi che continuano a vivere, che non è possibile, perché anche ad, Aki ad Akihabara c'erano quattro gatti nelle sale giochi vere e proprie. Eh. Oppure questa è, questa è preservazione, perché tu, Street Fighter Third Strike, hai poco da dire, me lo, me lo preservo sul mio computer. Se non hai un avversario, non stai preservando un cazzo. Cioè, la, la, la preservazione di questi giochi è la preservazione del competitivo online. In questo caso online, poi sarebbe anche in presenza. Poi, questi giochi qua, quando c'è l'Ivo, no, il, il super mega torneo e tanti altri, cioè, in presenza continuano a vivere, ma continuano a vivere anche grazie al fatto che la gente si può allenare. E la vera differenza la può fare un coach. Adesso per ora vado bene così, eh, vado bene così. Adesso non, non voglio esagerare. E Big Brain 9000 non funziona esattamente, esattamente. Ma e... molto bello, molto bello. In questo caso non avevano l'online. Oppure ce lo possono avere in delle collection. Ad esempio, King of Fighters 2002, la versione Steam, che è poi è quella ultima, Ultimate. Beh, credo che ce l'abbiano online. E tra l'altro, credo che non sia la stessa che c'è qua, perché poi le versioni più Ultimate non so se ce l'ha Fight Cade. Eh? Non me ne intendo, non, non lo so. Uh, Street Fighter 3 esiste in versione PS3 con l'online, ma chi, chi, chi trovi più, no? Um, ma Keio F98 al primo posto. Poi in questa, in questa istantanea, eh? però figo. Eh, e niente, figate totali come sempre, cose molto belle, molto molto belle che fanno bene alla salute. KF98 online su Steam, sicuramente, sicuramente sì, lì bisogna vedere dove si trovano più, più giocatori, io ce li, ho, ce li ho su Steam tutti questi giochi, no, non ho, eh, non ho uh, Street Fighter 3, Third Strike, ce l'ho su PS2, diciamo così, eh, però non ce l'ho su, su Steam, in realtà c'è Third Strike eh, nella raccolta uh, la Street Fighter trentesimo anniversario o una cosa del genere, che però non è considerata tanto buona. Però, perché l'arcade è una merda! Però è online è meglio Fight Cade. Però, 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 è buona per allenarsi. In teoria, Fightcade ha più gente, in teoria, sì, e credo anche in pratica. Sì sì sì, 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 Comunque parliamo veramente di chicche incredibili. Chicche veramente incredibili. Se, certamente sì, Maurix, eh, certamente sì. Collegata al CRT. A cui collego per sfizio il mio Steam Deck ma è solo uno sfizio. <ride> Va bene, ragazzoli. Vi ringrazio moltissimo per aver seguito. Grazie. E speriamo, 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 speriamo di vedere un futuro con le garette. Però è presto per, per, per avere ottimismo. Però, io spero veramente che le, che le garette un giorno ritornino. In un formato bello, divertente, giocoso. Vorrei, vorrei recuperare lo spirito di Gran Turismo quando giocavamo a Gran Turismo, ma con il controller, ma in un gioco che non mi fa rimpiangere di non stare usando il volante, perché se rosico troppo. Vediamo se ce la facciamo. State, state bene, amicizia istantanea per tutti. Eh, ci vediamo se non ci vediamo, ci vediamo lunedì alle 14 con Street Fighter.